Direi che possiamo cominciare. Susi, abbiamo i numeri? Ci sono i numeri? No. Sì. Manca Andreucci che fa due commissioni da solo, quindi no. Lui da solo a casa sua si inserisce la tessera, parla. Io vorrei iniziare facendo una cosa non consona a una commissione, ma visto che siamo in democrazia e la commissione, il presidente, è compito del presidente poter dare la parola anche a non componenti della commissione o a delle cittadini presenti che vogliono intervenire, io sono stato travolto pochi secondi fa da delle PEC, delle mail che le ho lasciate nel computer mentre stavano arrivando ancora. Mi sembra di capire, se la signora Galanda vuole intervenire, io le do un minuto di tempo o quello che le serve, ma al massimo due minuti, e ci può dire quello che vuole, quello che intende fare. Non mi metta agitazione ai consiglieri che sono già abbastanza agitati da soli. Ci dica quello che ritiene opportuno, non lo può dire al microfono perché non può essere registrato. Ripeto, le lascio parola solo per mia infinita bontà, guardi che narcisista sono. E in quanto lei è una, con dovuto rispetto, comune cittadina che interviene alla commissione e vuole avere diritto di parola. Io le lascio diritto di parola, però mi creda, è una cosa che non si fa, abitualmente non si fa, lo facciamo perché mi sembra che sia un argomento che le sta a cuore. Lei ha spedito delle mail a me, al Presidente e un po' al mondo intero, non so qualche, che io ho aperto qualcosa, ho provato a leggere e per deformazione professionale, quando una mail supera le 10 righe io mi fermo. Potrebbe essere Mattarella che me la manda, o l'ex consigliere Galanda, o il professor Pirone, io mi fermo dopo la decima riga. Questa superava abbondantemente le 10 righe. Le do due minuti di tempo. Intervento della consigliera Paviotti fatto alla prima seduta di questa commissione. Mi metto la cuffia e vinco qualcosa allora se le rispondo tutta. Io mi metto la cuffia e rispondo. 30 secondi. Gli incontri di cui fa riferimento lei erano degli incontri comuni che vengono fatti da consiglieri comunali, tra consiglieri comunali, presenti capigruppo, cosa. È stato fatto dal gruppo dell'ex maggioranza, come presumo sia stato fatto attualmente dal gruppo dell'opposizione. Se lei non è stata invitata, non so chi venivano invitati. Vabbè. Io c'ero e sono stato invitato, era il gruppo, lei non faceva parte di questo gruppo perché era un gruppo a sé stante, era il gruppo della maggioranza, quindi era un gruppo a sé stante, dove si è discusso per lungo tempo di una modifica allo statuto ed è quella, per rispetto anche
concordata col Presidente Berti, per rispetto anche del lavoro fatto la passata tornata amministrativa, di quantomeno tenerne conto. Da qui nascono le tre colonne, cioè diciamo una colonna Zaccuri, una colonna maggioranza attuale, una colonna maggioranza scorsa per i profani. Questa è la risposta alla prima domanda. Alla seconda domanda, il discorso delle 25 osservazioni cambiate di virgola, se non erano 25, se erano state 18, potevano essere 15, come potevano essere 26, era logicamente riferita all'allora consigliere Galanda, che più volte aveva presentato delle interrogazioni similari. Lo può fare benissimo, lo può fare ancora. Le sto dando la parola io. Okay. Lei sta intervenendo in regime di cortesia che le sta facendo, ok? Chiaro? Ok. Allora, c'era questa tipologia di interpello che è giusto fare, gli uffici è giusto che lo accolgano, perché può variare anche di poco, ma se questo poco può considerarsi differente dal precedente, accettato e viene messo in nota. Questo numero considerevole, non mi chieda il numero perché sinceramente non lo so, ho detto un numero per dire un numero elevato, il risultato che ho ottenuto è stato quello principalmente di creare un intasamento dal punto di vista delle interrogazioni. Quando c'erano delle sollevazioni popolari, se, sotto certi punti di vista anche giuste, perché non si andava avanti a dare delle risposte alle interrogazioni, mi permetto di dire e di ripetere che certi comportamenti vogliono ottenere un risultato e ne ottengono un altro. La terza risposta è che... Cos'è? Dovevo dire ancora? Basta. Ho risposto a tutto, grazie. Va bene. Questo qui non ha capito il motivo della risposta che le ho dato. Ecco, io direi... così la ringrazio che mi ha ringraziato, che le ho dato la parola. E possiamo partire... io ripeto, chiedo scusa della volta scorsa, ma è stato all'ultimo momento, non è mia abitudine mollare così le cose, però non avevo alternativa. Grazie che avete continuato lo stesso, così avete dato dimostrazione che potete fare tutto anche senza l'opposizione. Battuta orribile. Che nessuno è indispensabile, la realtà è questa. Allora, mi diceva Andreucci che avete fatto quelle modifiche che ci eravamo lasciati la volta scorsa con l'idea di fare e vi siete fermati però alla 41, no, cos'era? Siete arrivati, cioè non avete fatto la 41. Quindi diciamo che la 26 sulle competenze è stato chiarito. Sì. Ecco, grazie, buonasera. Allora, siccome si era detto insomma di cercare di evitare, mancando il Presidente, determinati argomenti magari più delicati, e memore del fatto che ci eravamo lasciati proprio con lei Presidente all'articolo 26, adesso non mi ricordo bene la numerazione, comunque quello relativo alle competenze del Consiglio, nella misura in cui appunto io avrei dovuto portare una proposta ulteriore, allora non l'abbiamo trattato e lo tratterei se non ci sono insomma argomenti al contrario, lo tratterei questa sera e poi gli altri che trova lì nel foglio, che poi tra l'altro ho consegnato anche agli altri colleghi, sono alcuni degli articoli. Questo ce l'avete tutti? Questo foglio qua? Sì, okay. L'ho dato, forse a Marsico non è arrivato, aspetta. Sono i due articoli, bene o male, che hanno il 34 e il 39, ci hanno un attimo intrattenuto di più, e c'era stata una richiesta del collega Liano in ordine alla possibilità di leggerli e non soltanto ascoltarli, giustamente, perché io comunque avevo fatto delle proposte orali, ecco. E il 41 è quello che sarebbe il successivo nella discussione di oggi, che per premura, insomma, essendo un pochino complicato anche tecnicamente, fornito per iscritto, ecco, tutto qua. Ok, allora partiamo quindi, mi sembra di capire, da questo 26? Ci siamo? Allora, 26 l'avete già letto, quindi saltiamo la lettura.
e riguarda la convocazione. Allora, il problema era... Ah, scusate, sì, c'è sempre la 47esima. Quindi sarebbe il 28, quello che ora è 28. Quindi al primo punto, e come preambolo, diventerebbe? No? Sì. Ah. Allora, ce l'avamo lasciati con la considerazione che queste competenze sono inderogabili per legge, di fatto una... Inutili, se ecco, credo. Superflue, e si era in qualche modo ragionato sulla, diciamo, inutilità, nella misura in cui il consigliere comunale, comunque anche l'amministrazione, tante volte non si accontenta di questa enunciazione, ma insomma va dagli uffici a chiedere, quindi era tutto sommato superfluo contenerlo nello statuto, tant'è che anche lo statuto, per esempio, del Comune di Trieste non contiene questa elencazione. Ci eravamo lasciati anche sulla possibilità di, visto che c'è una lettera O che si riferisce alle linee programmatiche, ai bilanci previsionali e quant'altro delle aziende speciali e delle istituzioni, esatto, di portare quella competenza negli articoli dedicati, qualora fosse comunque necessario, cosa che mi sono premurato di fare, ma siccome non ci siamo ancora arrivati... Ricordo. Ecco, allora, in ordine a questo, la proposta successiva è quella di fare un comma, bene o male, così, di principio, che enunci il principio, e questo è quanto... quello che ho, se il Presidente vuole leggere. Allora, quindi leggo dal foglio che Andreucci ci ha gentilmente portato. Allora, si tratta solamente del punto primo di un preambolo. Sì, solo un comma. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Ne adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione nel rispetto dei principi di legalità, correttezza ed efficienza e secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto. Sì, quindi se siamo d'accordo su quanto era il preambolo, che di cui prima di secondo, dice. Io penso che possa essere sufficiente, oppure vogliamo, no, le idee sono due: o vogliamo riempirlo delle cose che ci sono e poi certamente ce ne saranno altre che dimentichiamo e che vengono fuori strada facendo. Se me lo ricordo. E la questione del punto O e P, come la chiudevamo allora? Vedi. Sì, consigliere Rizza mi fa notare che c'è una E di troppo. Sì, prima di secondo. Ecco, quindi subemendiamo oralmente nella misura in cui togliamo la E e mettiamo la virgola, ecco, sì. Questo è da penna, no, penna nera, è da penna blu, ok, è vero. Quindi togliamo quella E e lo lasciamo così e via tutto? Ci siamo, ragazzi? L'ex articolo 26, comunque denominato competenze, si chiude così, ok? Non penso ci siano casomai gli uffici, se dopo danno un occhio, magari sentire Cipriano che non manchi qualcosa, che non togliamo qualcosa che dopo possa creare. Ecco, ma non penso ci siano problemi. No, siccome è, togliamo praticamente tutto, non vorrei che dopo rimanesse Enrico, che non mai vedi dopo. Ecco. Bon. E, allora, il 34. Le linee programmatiche del sindaco di loro verifica è stato fatto? Sì, è stato. Mi giovo sempre del fatto che per magia il mio microfono rimane acceso. È stato fatto e siccome c'era un po' di difficoltà nel spiegare le motivazioni per cui si erano invertiti il secondo e il terzo comma e sdoppiato di fatto il quarto, che se necessario rispiego, ma insomma immagino siano abbastanza chiare, mi sono premurato di metterlo per iscritto sia per gli uffici che comunque già ce l'avevano che per i colleghi. Se c'è bisogno di qualcosa, anche magari da parte del Presidente, visto che non c'era, sono disposto insomma a rispiegarlo. No, ma guardate che sono cose per me abbastanza... Dopo uno che ha un po' di esperienza le lascia... Sì, è chiaro che comunque io sto comunicando insomma con gli uffici in maniera abbastanza costante, di modo che se ci sono delle... No, l'importante è che siccome sono... Adesso, a parte le battute, sì, sono comunque argomenti
molto importanti, certo. Sono fondamentali. È importante che anche una verifica degli uffici ci sia sempre, che sia corrispondente a determinate cose. Infatti è la riserva principale che ho posto. Da come ho letto, per me sono cose che ci stanno. Obbligo di astensione. Sì, ecco, c'è sempre la faccenda di allontanarsi dalla stanza, che alcune volte non viene rispettata, però insomma comunque questo è il presidente che deve imporsi. E, ok. Sì, ci siamo, no? Sì, presidente, se posso soltanto un'ultima considerazione. Mm-hmm. L'obbligo di astensione ci eravamo lasciati con la doppia possibilità di lasciarlo così com'è, perché poteva essere utile per il consigliere, oppure riassumerlo in questi tre commi. Allora, questa è la versione che noi proponiamo, diciamo così, riassuntiva. Se no, l'altra alternativa è lasciarlo così come sta. Ripeto, se è necessario rispiegare i passaggi più o meno tecnici... Eravate d'accordo? C'erano stati i problemi? Solo nella misura appunto che ci si aspettava di capire quale fosse la versione riassunta. Se i colleghi hanno insomma qualche cosa da dire in ordine a quello che si è detto la volta scorsa. A posto, andiamo avanti così? Non ci sono rizza, robe, cose? Ci sono stati feriti, qualcosa, niente di particolare? Andiamo avanti. Bon, andiamo avanti. Trasparenza. Allora, dove siamo? Dove vi siete fermati? Questo è da trattare, sì. Ecco, quindi siamo sulla trasparenza amministrativa. Allora, la trasparenza amministrativa precedentemente era trattato in maniera molto sintetica, mi sembra di capire, no? Ah, ma è proprio complicata la storia. E allora, la versione diciamo vostra, per capirsi, della maggioranza di adesso, mi sembra che richiami quella di Zaccuri, no? E la vado a leggere, ed è come articolo 43, ma ormai penso che abbiamo perso la numerazione, diamo dei numeri così a caso. Allora, trasparenza amministrativa. Il Comune assicura la massima trasparenza amministrativa nella definizione dei criteri per il conferimento di incarichi professionali e l'affidamento ad imprese di lavori e servizi. E la versione, diciamo, pre-ex, chiamiamola come vogliamo, maggioranza, sì, faceva un riferimento, cioè puntualizzava cosa intendeva per massima trasparenza. Cioè faceva riferimento direttamente alla pubblicazione nel sito del comune, queste cose qua. Qui questo non appare. Cioè dire forse, non so, ma è una cosa penso di carattere tecnico, anche la volontà espressa dall'ex maggioranza, cioè dire che il Comune assicura la massima trasparenza amministrativa nella definizione dei criteri per il conferimento di incarichi professionali e l'affidamento ad imprese di lavori e servizi, questo per voi è sufficiente che io do la massima trasparenza? Prego, Andreucci. Ecco, grazie. Dunque, sempre nell'ottica dello studio che è stato fatto, no? Che non sto a ripetere ogni volta, abbiamo proposto, o almeno vorremmo proporre questa sera, un articolo diverso, che è quello che appunto trovate in fondo al foglio che vi ho consegnato così informalmente poco tempo fa, qualche minuto fa. Praticamente, siccome ci siamo resi conto, insomma, anche in fase di studio, che quell'articolo 41 vigente è tutto sommato non solo
scarno, ma forse anche sbagliato, nella misura che la trasparenza amministrativa non è questa, o se non altro non è solo questa, e che poi di fatto l'articolo successivo, e poi capirete perché lo cito già, ha buona parte di contenuti che sono disciplinati dalla legge e un'altra buona parte che sono di fatto procedurali, lo studio che ho fatto, che proponiamo è il seguente. Riassumiamo in un unico articolo, che sarebbe, poi la numerazione non si vedrà, comunque un unico solo, rubricato trasparenza amministrativa e diritto dei cittadini all'informazione con le parole che trovate scritte lì. Perché? Perché nel foglio che ho messo sul tavolo, no, è quello lì, dovresti avere una copia anche tu, sparsa lì da qualche parte. Quello dove erano state riportate le modifiche? Sì, è per quello che non volevo dare fogli la volta scorsa, ma siccome poi capisco che è anche difficile ascoltare piuttosto che leggere. Allora, il comma 1, allora, diciamo così, la trasparenza amministrativa comunque, a prescindere dal fatto che si decida di unire o meno due articoli, che noi proponiamo è sostanzialmente il comma 1, quindi il Comune nell'esercizio della propria attività si conforma al principio di trasparenza amministrativa e nel rispetto della legge e del presente statuto garantisce ai cittadini l'accesso libero anche attraverso piattaforme digitali online a tutti i documenti, le informazioni, i dati oggetti di pubblicazione obbligatoria, che è una norma, diciamo così, programmatica, riassuntiva di principio. Per quanto riguarda la necessità, diciamo così, riassuntiva, l'articolo successivo, quindi parliamo del 42 vigente, al comma 1 ha un richiamo di legge pari pari al testo unico in materia di enti locali, articolo 10,1, che non vi leggo, ma se necessario vi leggo. Tutto il resto, quindi stiamo parlando dei commi da 2, 3, eccetera, eccetera, scusate che lo recupero anche cartaceo, sono delle, a mio avviso, diciamo così, norme procedurali che, andando poi a cercare nel regolamento attuativo, insomma, del diritto dell'accesso all'informazione ai cittadini, mancano. E quindi di fatto ci troviamo ad avere una questione che è normata per una certa parte nel regolamento e per un'altra parte nello statuto. Benissimo. La domanda sorge spontanea. Sì. Come scrivi tu, necessita di un regolamento che disciplina i modi... No, il regolamento esiste già, che è il regolamento deliberazione consigliare numero 154 del 15 novembre 93, che è il regolamento di accesso alle informazioni, che è un pochino datato. Allora, la questione è questa. Per quanto riguarda i poteri del... Ma questo è un regolamento che è fine a se stesso, cioè non fa parte di qualcosa? No, e la legge lo impone, tra l'altro. Sì, il regolamento che la legge impone è disciplinare il diritto di accesso, il rilascio della copia dei documenti, i termini e quant'altro. Cioè come? Ma e questo qui crea problemi? No, cerco di è un po' complicato, per quello stavo dilungandomi. Diciamo così, il comma 2, per esempio, riferisce al potere del sindaco di differire l'accesso per determinati motivi. Ed è un potere che a livello statutario è disciplinato in via programmatica nell'articolo della competenza del sindaco, la lettera G, che dice di fatto che tra le competenze del sindaco c'è anche questo potere di normare determinate cose come questo qua. Adesso si può leggere. Allora, la proposta che avevamo fatto era questa. Riassumiamo, facendo una norma programmatica, e andiamo semmai ad aggiungere quello che la legge ritiene necessario in un regolamento, di fatto il commi 2, 3, 4 e 5, il quinto non serve perché è un richiamo di legge, quello che manca. Cioè togliamo delle norme procedurali dallo statuto e facciamo un regolamento unico che, insomma, capisco sia anche un po' complicato, ma un regolamento unico che c'è già e lo aggiorniamo di fatto. Sì, ok, ma questo regolamento unico che c'è già, tu dici che è datato, ad esempio, cioè cos'è che non... No, datato proprio a livello di data, cioè del 93, non intendo che... Sì, non è un regio decreto, voglio dire, ma insomma... Mi sembrava strano che ci fossero determinati aspetti unico procedurali dell'accesso alle informazioni contenuti nel regolamento e alcuni aspetti contenuti nello statuto, di modo da rendere anche più complicata la storia. Diciamo che l'informatizzazione...
che praticamente ormai hanno tutte le documentazioni che passano per qualsiasi foglio che passa per il Comune, e ha dato una forte mano a una trasparenza amministrativa. Quindi quando noi inseriamo, anche attraverso piattaforme online, io non metterei neanche l'anche, metterei attraverso piattaforme digitali online che possono essere le più diverse, cambia l'ente, cambia le cose, cambia, come si chiama, cosa ragione che fa i programmi, le cose. Però già se mettiamo questo, il sì, sì, le robe, mettiamo molto. Se facciamo riferimento al regolamento, che comunque funziona, cioè a prescindere che sia un discorso di informatizzazione o meno, io penso che ci siamo, non lo so. Cioè quello che metteva l'ex maggioranza faceva evidenziava il discorso informatico, per capirsi. Qui potrebbe venire a cadere con il primo comma, non metterei l'anche, cioè attraverso le piattaforme, cioè lascerei attraverso le piattaforme digitali, perché in effetti è quello che attualmente viene usato. Però un cittadino che arriva in comune e chiede determinate, no, cioè l'anche secondo me è necessario, perché non è che dobbiamo obbligare la persona ad accedere alle informazioni solo attraverso il sito. Cioè, per quanto mi riguarda è auspicabile, però immagino che un cittadino che arriva in comune... Va bene, ok, sì, guardavo dall'altra parte, ok, lasciamo. E c'è tutto. Cioè, anche nelle cose più complicate, mi riferisco a piante, piano regolatore, cose, addirittura dal sito del comune si riesce già a vedere moltissime cose. Situazioni più particolari, quindi più tecniche, cioè, oppure la domanda potrebbe essere: avete notato che ci sono situazioni in cui ci sono difficoltà da parte del cittadino ad accedere a determinati atti? No. Se non c'è questa difficoltà, oppure gli uffici vanno, penso che la cosa possa andare bene così com'è, e così, sostituendo questo con questi tre, ci può stare, insomma. No, soltanto l'osservazione era questa, il comma successivo, siccome la trasparenza amministrativa ha a che fare con l'accesso alle informazioni, sì. Perché questo è, nella fusione di questi due articoli, sempre nella necessità di espungere dal testo quello che di fatto è legislativamente superfluo, perché questo è quello che sto proponendo in questi giorni, no? Ci sono alcuni commi che spiegano determinate cose, per esempio quella della facoltà del sindaco di differire l'accesso, parliamo del comma 2 dell'articolo 42 vigente o 44, secondo la numerazione. Il comma 3 del diritto di estrarre copia, tutte queste cose qua disciplinano in maniera pseudo autonoma alcuni aspetti, e è vero che anche togliendoli a livello di procedura non cambia niente, però per non perdere pezzi per strada poteva essere interessante aggiornare il regolamento con eventualmente quei due commi lì che mancano, perché oppure in questo caso, se non si vuole fare e va benissimo, secondo me non basta quello che propongo io, cioè è necessario che nel diritto dopo c'è l'articolo successivo, cioè tu dici il 41, cioè di fatto bisognerebbe lasciare quello che sarà il 42, per esempio ci sono alcune prerogative del sindaco che vabbè la legge le permette e uno cosa, però che uno le veda, per esempio il sindaco ha la facoltà di riferire l'accesso agli atti richiesti sino a quando la loro conoscenza può essere ritenuta dall'attività amministrativa, grave per l'attività amministrativa, è un compito che ha il sindaco e si sa che per legge c'è, però è una cosa importante che penso non guasti lasciarlo. Cioè io la pensavo in questi termini, dopo non è la fine del mondo. Allora, se la pensiamo in questi termini e va benissimo... No, più che altro su questi passaggi importanti, o chiamiamoli forti, forti anche politicamente se volete, insomma, cioè in cui il compito del sindaco viene espressamente estrapolato e da un qualche cosa che è previsto dal nuovo codice. Sì, allora dunque, poi alla fine tirando le somme... Rimane tutto com'è. Il 41 a sto punto... Alla fine abbiamo allungato alla fine. Sì, leggermente, nella misura in cui appunto l'unico comma dell'articolo 41 vigente diventerebbe il primo comma di questa proposta che trovate scritta nel foglio,
e l'articolo successivo rimarrebbe di fatto immutato. Non so, sono aperto a qualsiasi soluzione, dico solo la mia per quanto riguarda, dai, la parola motivata al discorso sindaco. Sentiamo il professor Pirone. Allora, io sono andato a rivedermi la versione dell'articolo sulla trasparenza amministrativa proposta dalla vecchia maggioranza. Non inserirei il comma 2 e il comma 3, perché sono ridondanti. Gli enti pubblici hanno, anche le partecipate, le società partecipate, hanno obblighi su questo. Io ho seguito special modo la Fondazione del Teatro Nuovo in questi anni, comunque come ente società controllata, ha degli obblighi di trasparenza, insomma, ai quali adempie già. E sicuramente poi il regolamento sulla trasparenza amministrativa va aggiornato, questo è indubbio, perché nel 93 sono cambiate tante cose. Ma tornando appunto alla versione della vecchia maggioranza, farei leva sia dal lato insisterei su questo impegno da parte, su questo obbligo, su questo impegno da parte dell'amministrazione comunale a seguire il principio della trasparenza amministrativa e a rendere accessibili i documenti pubblici, e proporrei di unire, diciamo, di fare un unico comma che potrebbe venire così. Allora, riprendo la tua versione: il comune nell'esercizio della propria attività si conforma al principio di trasparenza amministrativa e nel rispetto della legge del presente statuto garantisce che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente siano resi pubblici e in formato aperto, punto e virgola, e che chiunque, correggeremo insomma in italiano, e garantisce il fatto che chiunque abbia diritto di conoscere, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli. Non so se mi sono spiegato. Quando tu dici garantisce ai cittadini l'accesso libero, vuol dire che è aperto, vuol dire... No, appunto ti viene, con tutto il rispetto delle signore Marie che riconosciamo, a chiederti, e non è datata di capacità informatiche di riuscire a guardare le cose, però se tu scrivi garantisce ai cittadini l'accesso libero, ci sta più o meno tutto quello che dicevi, cioè la trasparenza, Io non metterei il discorso del regolamento, perché sono tanti gli articoli a cui, diciamo, fanno poi riferimento i vari regolamenti, cioè non vedo perché metterlo per la trasparenza amministrativa e non per il verde pubblico, faccio per dire, o per la polizia urbana o d'altro. Cioè alla fine sappiamo che è uno strumento del Consiglio che va a realizzare anche, quindi non metterei l'accenno al regolamento, così come quello delle aziende pubbliche, perché insisterei piuttosto su questo discorso qua, richiamando che i documenti vengono resi, i documenti pubblici in formato aperto sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta. Sì, forse non mi sono spiegato, ma ultimamente succede troppo spesso. Il comma 2 e il comma 3 di quella proposta che vi ho depositato sul foglio, chiamiamola proposta del foglio, erano funzionali all'ipotesi di unire il 41esimo articolo col 42esimo. Diciamo che io proponevo di abrogare il 42, no abrogare, sì, di abrogarlo, diciamo così,
inserendo soltanto il richiamo al regolamento che deve esserci per legge, almeno questo nella mia ignoranza mi sembra aver capito, e demandando a quel regolamento che, ripeto, già esiste e che potrebbe essere anche occasione, insomma, per aggiornare, di demandare a quel regolamento inserendoci questi aspetti procedurali che sono contenuti nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 42. Ma nel momento in cui si decide che teniamo l'articolo 42 così come sta, forse sì, ma insomma adesso l'ho rispiegato per beneficio di tutti, e se si decide appunto di lasciarlo è evidente che non servono più il comma 2 e il comma 3, perché il regolamento di cui si fa riferimento è nell'articolo successivo. E a questo punto, visto che sempre nell'ottica di mantenerli entrambi, sarebbe da ritoccare un attimino il primo comma dell'articolo successivo perché non sia ridondante, ma se decidiamo così, mi prendo la responsabilità di proporlo la prossima volta, eventualmente, se decidiamo che è il caso che sia il caso di ritoccarlo, e per il resto lasciamo tutto così. Io sono per, non avevo capito che comunque ti riferissi anche all'articolo 42, io comunque sono per semplificare, quindi l'articolo 42 è eccessivo, mi sembra pur utile ma pleonastico, un po' procedurale, non lo vedo, rileggendolo adesso, adeguato per il tipo di statuto, quindi insisterei piuttosto sul fatto di dire, ai sensi della normativa o delle regole vigenti, che venga garantito un accesso ai cittadini della documentazione, perciò proponevo anche di unire rispetto alla versione dell'amministrazione precedente. Possiamo... Sì, ho capito. Cioè, allora, le mie perplessità sul discorso del sindaco, ma obiettivamente vengono a cadere di fronte a queste situazioni. No, qui tu metti, il Consiglio Comunale approva un apposito regolamento che c'è già. Quindi, se mettiamo chiaramente che esiste un regolamento se ti va bene lo tieni e se no lo cambi, quindi mentre il Consiglio Comunale, cioè per la finalità di quanto previsto dal comma precedente, il Consiglio Comunale adotta un regolamento che disciplina i modi e i criteri di accesso alle informazioni. Cioè non approva un apposito regolamento, adotta un regolamento. Quindi tu puoi, cioè non hai un buco adesso, metti uno che può dire ma voi non è aggiornato il 93, del 93. 93 euro. E quindi manca, possiamo tirare fuori qualcosa. Se tu metti che esiste, c'è già, dopo verrà fuori che c'è qualcosa che magari manca, però lo potrai prendere in mano in quel momento lì. E allora puoi cassare tutto, togliere tutto e lasci questi tre punti e basta. Per me. Nerucci. Ho fatto questo ragionamento qua appunto nell'ottica, si diceva, perché ritenevo che fossero aspetti abbastanza burocratici che nella loro importanza sono previsti dalla legge e sono più idonei a un regolamento. Quindi mi fa piacere comunque che passi questo concetto e che quindi si possa in qualche modo riformare in maniera profonda anche questo. La riserva, l'unica riserva che mi sono già messo all'inizio e me la rimetto in questo caso dove si va a toccare aspetti particolarmente tecnici, è che l'uffici accettino questa cosa, appunto nella misura in cui dovremo riaggiornare il regolamento inserendoci il comma 2, il comma 3, il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 42 vigente, il comma 1 ripeto è una disposizione di legge, e al netto di questo potremo pensare appunto di tenere questo articolo 41. Sì, ci si prende le giuste informazioni e si vede, sì. Si può lasciare così. Io lascerei proprio senza approva, sì. Cioè fa riferimento a un regolamento. Adotta, sì. Lascerei così. Sì, comunque insomma... Possiamo andare avanti così e ci riserviamo presidente o cosa? Sì, no, la dottoressa dispone della, diciamo okay. Così, analisi tecnica per quanto sia...
embrionale che ho fatto, qualora dovesse essere sbagliata, insomma ci ritroviamo. E quindi via sindaco, bello. Quindi c'è? Quindi noi se togliamo questo non facciamo danno? No, logicamente sentiamo con il segretario e vediamo un po' come... Va bene, allora, l'intenzione nostra è questa qua. Prendiamo informazioni per la prossima volta e vediamo se può andare avanti. Pare di sì. Lo lasciamo parcheggiato così. Ok. Siamo al 45, diciamo che sia un numero giusto, come titolo uso della lingua friulana nei rapporti con l'amministrazione comunale. Oh, qui voglio solo interventi in lingua friulana, o slovena o similare, insomma. Triestino, sì, Triestino di Barcola, diciamo, una cosa più. E... No, io sono a un numero 45, che nel vecchio sarebbe il 43. Comunque il titolo è l'uso della lingua friulana nei rapporti con l'amministrazione comunale. La nuova versione lo dà come identico, quindi vado a leggere la versione di Zaccuri, ci siamo tutti? In italiano corretto, dice: i cittadini possono usare la lingua friulana nei loro rapporti con l'amministrazione comunale. Le modalità per l'esercizio di questa facoltà sono stabilite dall'apposito regolamento. E dai, lo stesso regolamento disciplina l'uso della lingua friulana nelle informazioni al pubblico da parte dell'amministrazione degli enti ad esso collegati. Che deve essere scritto, robe. Sì. Io non mi avventurerei in cose. Cioè, sinceramente, è mestiere del sindaco, se vuol fare lui, queste robe qua, che si arrangi, se la provi, se lo veda. E... No, beh, a parte scherzi, mi sembra che sia sufficiente, insomma. Non... Ci sono problematiche, vedo volti enigmatici. Ok? E quindi andiamo avanti. Siamo all'articolo 46, che come titolo ci dice pubblicità dei procedimenti. Era un precedente articolo 44 in varie versioni. Vado a leggere. Punto primo. Nei procedimenti relativi alle adozioni di atti che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante A. Avviso scritto in ordine all'istruttoria e al provvedimento finale da far pervenire agli interessati a cura del funzionario preposto all'unità organizzativa comunale responsabile sulla base di un apposito regolamento dell'istruttoria stessa e rispettivamente sì, dell'adozione del provvedimento finale. In mancanza della norma regolamentare a cura del sindaco, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il funzionario responsabile, come sopra definito, o in mancanza il sindaco, provvede mediante forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta all'informazione sugli atti da emanarsi o sulla volontà dell'amministrazione comunale di emanarli. Madonna, mi sembra una roba... Però è questo. Vado avanti, punto B. Udienza del cittadino o della rappresentanza dei cittadini che ne è fatto richiesta da parte degli organi competenti o degli uffici da questi delegati. Poi c'è il punto 2. Giusto, no? È altresì riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento ad altri soggetti secondo quanto disposto dall'articolo 71 dello Statuto, che parla di partecipazione al procedimento. Ma qui sono cose che ci sono osservazioni, perché o viene tutto...
qui rischiamo di non venire più fuori se facciamo... No, va bene? Ci sono problemi? Derucci? Ok? L'unica... Devo dire che qua mi sono fermato nella mia analisi perché non era ben chiaro, penso nella 241 del 90 sia riferimento, se questo articolo sia di fatto superfluo, però sinceramente non sono stato in grado di capirlo, probabilmente è una rimodulazione dei principi contenuti nella 241 del 90, che è quella sulla trasparenza, sul procedimento amministrativo. Al netto di questo, nonostante sia un pochino lungo... No, rischiamo di non venirne fuori dopo su... Sì, su, ecco, io okay. Mi sono fermato lì, tutto qua. Se non ci sono problemi, avanti, 46 ok, siamo al 47 che titola attuazione della pubblicità, lo dico perché precedentemente era al numero 45, mi sembra che non ci siano... Lo leggo la versione Zaccuri per capirsi, attuazione della pubblicità, l'attuazione della forma di pubblicità degli atti è emanata alla responsabilità politico-amministrativa degli organi competenti. La disapplicazione di tali forme di pubblicità rilevata dal soggetto nel cui interesse le stesse sono previste, no scusate, la pubblicità, tali forme di pubblicità rilevata dal soggetto nel cui interesse sono previste, sì, costituisce vizio di legittimità dell'atto. Diciamo che sì, è corretto. O la fai bene o non la fai bene, insomma, dai. Possiamo andare avanti anche qui? Vai. Secondo me si potrebbe anche valutare di abrogarlo, perché di fatto non aggiunge nulla di nuovo. Poi, se si ritiene che sia necessario... Motivo invece è stato di si può anche, è stato motivo di discussione, alcune pubblicità affisse, comune, robe, è stato meglio lasciare così com'è, che ci sia un qualche cosa che regolamenta. Per quello mi sono fermato a leggere. Disapplicazione di tali forme di pubblicità rilevata dal soggetto nel cui interesse le stesse sono previste costituisce vizio di legittimità dell'atto. Quindi sì, almeno c'è un qualcosa che voglio dire, che... è la legge che lo impone. Stiamo parlando di uno statuto comunale, mi sembrava una cosa abbastanza... Sì, ho capito, però... Vizio di legittimità dell'atto è una cosa proprio ultra procedurale, poi... Vabbè, dai. Sembra una nota tecnica di un ufficio, cioè un commento di un tecnico, che non un articolo di statuto. Questi qui sono quegli articoli che quando vuoi creare cagnara vai a sgarfare su queste cose qua, allora sono quelli belli che piacciono a qualcuno. Allora ne propongo l'abrogazione, giusto per fare passare al contrario. No, boh, seriamente, no, sono valutazioni ulteriori. Io personalmente, al netto appunto di una necessità tecnica di mantenerlo, che non credo ci sia, io lo toglierei. Ma non perché non mi piaccia che un giorno venga il presidente Giacomello a dirmi che ho sbagliato pubblicità. No. Perché assolutamente, se la legge lo impone, lo fai. Poi, ok. Demando a eventuali... Siamo giunti al... No, però siamo giunti, è da capire adesso. No, c'è uno che propone di abrogare e gli altri okay. No. Boh, va bene. Mi sembra. Voi siete d'accordo ad abrogare? Appoggio all'abrogazione, in extremis. Non posso dire cosa siete, una banda di... No, c'è demanda alla responsabilità politica, insomma, che ci deve essere, che ci deve essere di fondo, quindi approvo insomma quanto detto dal collega Andreucci in merito all'abrogazione, insomma, penso che sia alla prima pubblicità che creerà discussione, ne parleremo a suo tempo su questo. C'è l'ipotesi, allora... Proposta di abrogazione, dai. C'è un contrario, o lo abrogiamo o c'è qualcuno che è contrario? Contrario, quindi lasciamo a... Contrario all'abrogazione di questo articolo.
Grazie Presidente. No, semplicemente noi siamo in linea sull'abrogarlo, però anche perché è un articolo che poi va interpretato. La responsabilità politica, cioè, voglio dire, è sempre qualcosa di... Perché c'è una responsabilità. Sì, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire responsabilità politica? Capisci che è opinabile, perché quello che è per me non è per te, è quello... Cioè, voglio dire... Sì, però... Però voglio dire, sì, manifesti, però voglio dire, sono stati, alla fine sono stati messi, cosa ha generato questo? No. Allora, che non ci sia, c'è una legge, cioè tu metti, quando faccio esempi, no, ma poverissimo, una foto del Papa nudo, ecco, sì. Insomma, crei, orribile, i soliti esempi che rifaccio io, logicamente c'è una legge che ti tutela su questa cosa qui e quindi per forza di cosa sei penalmente perseguibile. Ovvio. Okay. Tu metti un qualche cosa che riguarda politicamente la tua attività amministrativa, faccio l'esempio che ha suscitato più scalpore, che poi insomma certo. È finito abbastanza in maniera tranquilla e a Taraluce Vino, quella volta del bacio gay, per capirsi, che c'era stato 3, 4, 5 anni fa, quella volta lì, provocatoriamente... L'avevamo capito. Era stato fatto, e lì ne rispondi, non c'è stata nessuna procedura amministrativa legale su queste cose, esatto. Qua, perché era un qualche cosa che voleva nascere... voleva creare una discussione, si è fermata appunto al creare una discussione. Sì, però voglio dire il fatto che tu, consigliere, abbia di fronte a te un articolo a cui fai direttamente riferimento può agevolarti in determinate situazioni. Sono d'accordo, però vedi, il discorso è questo: la responsabilità politica, chi ha voluto mettere quel tipo di comunicazione, probabilmente era nella sua responsabilità politica anche uscire fuori con questo, cioè, no, per quello ti dico, è opinabile, non ha creato problemi di carattere, certo, legale, cosa, proprio perché è stato all'interno di un ambito di una provocazione, qualcuno l'ha presa come provocazione, qualcuno l'ha presa come qualcosa anche di non era niente di trascendentale, e come una provocazione politica, cioè è stato all'interno, ricadeva all'interno di questo articolo. La presenza di questo articolo ti dava la possibilità di, in consiglio comunale, di non far riferimenti giuridici che magari non sono alla portata di tutti, perché il caso non è l'esempio che ho fatto prima, ma è una cosa ben, certo, ben più alla nostra portata, al nostro livello, certo, al nostro quotidiano discutere, e qui c'hai l'articolo che puoi far riferimento, però okay, non è niente di trascendentale, no, no, insomma, su questo. Dimentichiamo il paragone, perché ma sicuramente, però voglio dire, su tutto esci fuori abbastanza immune, perché ognuno poi ha una sua idea, un suo programma, sì, suo per quello, quindi voglio dire, per quello forse la cosa migliore, lasciamolo al consiglio decidere com'è, cioè Liano propone di a noi siamo d'accordo per abrogarlo, sì, però voglio dire, io personalmente sono d'accordo per lasciarlo, ecco, di non abrogarlo, sì, lasciarlo così com'è, cioè non ha una... abrogarlo non è una tragedia, non sarebbe una tragedia, quindi non ecco, non è Pirone. Io non ho sinceramente capito a quali situazioni, chiedo anche da un punto di vista tecnico, fa riferimento questo articolo, cioè ai patrocini, alle affissioni pubbliche, cioè a tutti, penso a tutte quelle situazioni, a quelle, quegli atti che hanno un'evidenza pubblica per i quali o no si richiede la condivisione dell'amministrazione. È il patrocinio, giusto? Prego.
Ok, ma il fatto della le formule. No, no, ok, ma il caso chiedeva Pirone di pubblicità. E voi, io non ho capito perché voi proponete di abrogarlo. Questo non ho capito, se puoi rispiegarmelo. Andreucci. Stante il fatto che gli obblighi di pubblicità per qualsiasi ente pubblico partecipato e quant'altro non dipendono dal comune e sono peraltro fortemente e pesantemente normati dalla legge, giustamente, dico io, è così, punto e basta. Cioè, è la responsabilità dell'amministrazione comunale è quella di adempiere a tutti gli obblighi di pubblicità. E un manifesto della pubblicità, chiedo il patrocinio io del comune. Sì, domani te lo porto, uno che, guarda che è un argomento... Manifesto, scusami, un manifesto di cosa? Non è la stessa cosa secondo me. Cioè, questa pubblicità, il termine, si intende a, se tu dai il patrocinio all'evento X, sì, l'obbligo di trasparenza e di pubblicità incito nella legge e che qua viene richiamato è pubblicare nelle sedi opportune, quindi la delibera di quello, giunta non va oltre. Ok, ecco, cioè, dai, allora questo via. È secondo me è mi se è solo questo per me la motivazione via. Dell'abrogazione è soltanto va bene, ma dai. È puramente di snellimento del testo, cioè per, allora se proprio no, no, vogliamo no, no, mantenerla per una in questione, questi termini ci stiamo. Non so, in questi termini ci siamo simbolica, però dobbiamo stare teniamo il termini. Primo comma, teniamo solo il primo comma, ma, insomma, sì. Sì, certo. Pirone. No, appunto, chiariamo e su questo veramente penso sia necessario avere la sicurezza da un punto di vista tecnico, perché se è un atto, diciamo, di carattere obbligatorio per cui l'amministrazione fa produce determinati documenti, atti, eccetera, eccetera, e ha l'obbligo di renderli pubblici, cioè di darne evidenza, come le delibere di giunta, le delibere di consiglio, eccetera, eccetera, allora questo è un conto. E ovviamente questo... Prego? Il tuo esempio ha a che fare non con un obbligo dell'ente, ma con un'opportunità di carattere politico, per cui si può o meno concedere un patrocinio. Altra cosa però è, per esempio... dare risposta entro determinati giorni, per esempio, a una richiesta che proviene da un, diciamo, che interessa l'amministrazione proveniendo da un privato. Per esempio, chi c'è una richiesta di patrocinio, l'amministrazione quanto tempo ha? No, ma qui non c'entra. No, cioè, quello però... facevo un altro esempio, Carlo, aspetta, cioè, allora il più no, che no, la pubblicità dell'atto è una risposta, diciamo, a una richiesta. Però allora perché hai, per capirsi, perché allora sono io che mi... L'attuazione delle forme di pubblicità degli atti, e quindi stiamo a quello che diceva la Susi, è demandata alla responsabilità politica. Ma appunto voglio capire perché... Appunto, voglio capire perché non credo che in passato, quando è stata fatta questa... Perché deve esserci la responsabilità politica a pubblicare gli atti? Perché... politico-amministrativa, sì. No, no, ok. Quello che a me ha fatto pensare totalmente ad altro, quindi pensavo ai patrocini, pensavo alle cose... è stato sul statuto politico, non ho letto trattino, senza considerare trattino amministrativo in effetti. Cioè, la pubblicazione degli atti non è una responsabilità politica, è un qualche cosa, se è un atto per legge, è un atto per legge, anzi, è più amministrativo che... No, no, ma non voglio fare delle colpe a nessuno, era solo per non indurre lo stesso errore che ho fatto io, no? Non so se mi sono spiegato un po' com'era. Ho fatto... Cioè, io a sto punto la responsabilità politica la toglierei. La responsabilità amministrativa degli organi competenti. Vai, Valentini.
soprattutto non si può demandare, perché se è normata non si può demandare l'attività, la responsabilità politica amministrativa. Si lascia così o si taglia, non lo so. Allora io farei così, Susi, provare a fare un giro di sentire un attimo di parere. Allora, c'è l'intenzione di togliere, di cassare l'articolo. Quello che crea problemi è questo politico, perché intendiamo come se va su un'amministrazione che non vuole pubblicare determinati atti, è punibile dalla legge. Quindi non è niente di politico, non lo vuole pubblicare per un'evidenza politica. Quindi questo politico è di troppo. Però forse fare questioni della caprina, non so, vediamo. Dai, lo parcheggiamo un attimo, ma si risolve con una battuta la prossima volta, dai. Ma noi, quindi si dice l'ora di togliere tutto quanto, allora. Sì, è vero anche quello che diceva, cioè siccome segue la pubblicità dei procedimenti è logicamente legato, cioè la pubblicità e l'attuazione. Quindi allora cassa uno, cassa l'altro. Cioè no, tieni, scusa, no, sbagliato, tieni uno, tieni l'altro. La questione era questa. Secondo me anche l'articolo precedente è una disposizione di legge ed è nella 24190. Però bene, ci lo lasciamo perché bene o male forse è meglio non avventurarsi troppo. Il 45 dice una cosa che è palesemente ovvia, palesemente incontestabile e inderogabile. Di conseguenza si può togliere. Poi, ripeto, non è... Dai, abbiamo tenuto il 47, andiamo anche al 45, dai. Allora, dai, io rimango, cioè, io rimango dai. Così, poi se in consiglio, in aula, si deciderà, voglio dire. Cosa fare, dai, ok? Al consiglio. Siamo al 48, una cosa leggera, giusto? Voi a che ora andate a dormire, di solito? Allora, ti è andata giusta. ragazzi, vedi, non ho capito. Allora, articolo che ora si chiama 48, referendum consultivo, abrogativo e propositivo. Il Comune riconosce l'istituto referendario consultivo, abrogativo e propositivo quale strumento di partecipazione attiva alla cittadinanza per la verifica e l'orientamento dell'attività amministrativa. Punto 2. Le norme per la disciplina del referendum sono determinate da apposito regolamento, approvato a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi membri del Consiglio Comunale. Cioè solo in questa maniera deve essere, solo con l'approvazione della maggioranza qualificata. Mi sembra che cambi alcune cose rispetto al precedente. Ricordo solo che la versione attuale mi sembra preveda solo il referendum consultivo, no? Sì. Che non oso immaginare a che numero potrebbe essere, sarà 40... No, è il 46. Ma neanche tanto, ma lei siamo... E prevedeva solamente il referendum consultivo, dando però delle indicazioni, cioè inserendo un regolamento all'interno. Qui parola a tutti. Andreucci. Andreucci ha già parola default, quindi me ne giovo. Dunque, il ragionamento è stato fatto è questo. Siccome penso che sia
ma opinione comune condivisa che il referendum abrogativo sia una forma ulteriore di partecipazione assolutamente anche innovativa, se vogliamo, per un comune e sicuramente per il comune di Udine, non ci siamo, cioè, siamo tutti d'accordo, l'abbiamo mantenuta, era nella proposta Zaccuri e così l'abbiamo lasciata. L'unica cosa in più che abbiamo voluto aggiungere sono i due terzi, perché ci siamo detti il referendum abrogativo è per l'appunto abrogativo, è molto pesante a livello anche di incidenza, giustamente, e quindi abbiamo pensato che sia comunque opportuno che tutto il Consiglio Comunale, non soltanto la maggioranza, o comunque una buona parte del Consiglio Comunale che comprende anche l'opposizione, sia d'accordo sulla sua disciplina. E quindi si propone di qualificare la maggioranza che è necessaria ad adottare il regolamento. Perché? Perché non sembra opportuno inserire una regolamentazione così prolissa come è stata proposta prima di noi al referendum. Poi chiaramente Pirone sarà per dirmi che ma insomma il referendum, proprio per renderlo più stabile, può essere anche regolamentato nello statuto, ma di fatto la maggioranza è la stessa e quindi si libera lo statuto e si fa un regolamento e quindi ora è regolamentato nello statuto quello che c'è, sì, adesso ora sì. Io mi limiterei a questa parte qua, insomma, così. Pirone. Io quello che chiedo alla maggioranza è il seguente quesito, cioè perché non intervenire rendendo semmai anche più stringenti requisiti, diciamo i parametri all'interno del regolamento? Nel regolamento, cioè non capisco perché tutti i regolamenti vengono approvati a maggioranza qualificata, di fatto basta la maggioranza assoluta, basta appunto 20+1, e questo regolamento invece deve essere approvato da una maggioranza qualificata. Non converrebbe, questo sì, intervenire sul regolamento rendendo magari più stringenti i parametri per l'ammissibilità dei referendum, perché giusto anche per evitare un ingolfamento di referendum su qualsiasi tipo di argomento. Uno raccoglie 50 firme e presenta un quesito. Cioè, alla fine la democrazia rappresentativa ha anche senso, ancora, sebbene in crisi, continua ad avere il suo senso, perché ci sono dei rappresentanti eletti, governano, dopo 5 anni si fa un bilancio di quello, i cittadini fanno un bilancio dell'attività di governo. Se spostiamo attraverso questo tipo di strumento l'asse dalla democrazia rappresentativa esclusivamente alla democrazia, diciamo, partecipativa, rischiamo di, diciamo così, un po' delegittimare il ruolo, diciamo, le corna della Svizzera. No, io sono per un equilibrio tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, ma non sono affinché l'uno scavalchi l'altro, ecco. Non so se mi sono spiegato. Volevo qualcun altro? Andreucci. No, io sono d'accordo, d'accordissimo, ma proprio nell'essere così d'accordo e nel valutare assolutamente necessario il mantenimento per il momento almeno del valore della democrazia rappresentativa, noi abbiamo pensato tra l'altro in maniera molto condivisa che i rappresentanti del Consiglio Comunale, quindi del popolo, di fatto abbiano un valore più qualificato, nella redazione di un regolamento che va a incidere sulla democrazia invece diretta. Cioè, il ragionamento che ho fatto è lo stesso tuo, infatti non ho capito. Sì. Lui parlava anche del problema del regolamento direttamente. Sì.
Vai, vai. Mi sembra di capire. Dai, Pirone. Allora, io sto dicendo questo. Interveniamo, semmai, se lo riteniamo, diciamo, necessario, sul regolamento che disciplina il referendum, che prevede che per ogni quesito, per presentare un quesito, devono esserci almeno 3 promotori, almeno 100 firme raccolte, il quesito viene valutato da una commissione, se è ammissibile o meno. Nel caso in cui la commissione valuti positivamente, vanno raccolte almeno 2.000 firme per poter indire le elezioni su questo. Allora, semmai, diciamo, interveniamo su quello, cioè su questi requisiti, se li riteniamo poco stringenti o anche troppo stringenti, se non favoriscono appunto una partecipazione, un equilibrio. Ma mettere che questo regolamento deve avere la maggioranza qualificata, non lo so, stona. Poi io, non, ripeto, non ho le competenze giuridiche per fare una valutazione sì completa. Mi sembra strano che un regolamento come questo abbia 2/3 e altri invece siano a maggioranza assoluta. Non so se mi spiego. No, poi c'è un problema, scusate, che viene a monte. Cioè, lasciando così l'articolo, impone la disciplina di un regolamento immediata, perché rischi veramente di trovarti in un limbo che poi anzi vieni soggetto a critiche obiettivamente. Cioè, voi fate una finta partecipazione dicendo che addirittura inserite altri tipi di referendum, sia quello abrogativo che quello propositivo, e dopo non, in realtà non concedete gli strumenti per farlo. Nello stesso tempo, però, è di una estrema, appunto per i motivi che diceva anche Federico, ma penso siano anche in via di principio condivisibili, cioè qui c'è un modo di intendere democrazia partecipativa molto diverso rispetto a un regolamento che vogliamo imporre legato a questi referendum. Personalmente io ho perplessità anche su un referendum abrogativo, sinceramente, personalmente, per lo stesso motivo in cui credo nella democrazia partecipativa e credo nell'importanza di questo consiglio, di questa assemblea. Sì, diventa difficile, o si è in grado di dare degli elementi immediati, però non vedo in che maniera, cioè non vedo, dobbiamo quantomeno parlarne, anche perché passiamo da un regolamento che metteva solo una versione, però lo normalizzava fino in fondo. Quindi se qualcuno voleva proporre un referendum, non è mai stato proposto, non si è mai arrivati, sono stati proposti varie volte negli anni, ma non si è mai arrivati a un referendum, ma non perché difficoltà create dallo statuto, questo è da dire. Non era lo statuto che ti impediva, cioè chiedeva dei numeri impossibili, era che per vari motivi o non andava bene il quesito, oppure la gente si perdeva per strada, via dicendo. Però uscire solamente con... cioè, per me è come dare un esempio di falsa partecipazione, per capirsi. Oh, guarda, questi mettono... Io ho visto anche parecchi regolamenti di altre città, forse adesso è difficile dire la maggioranza o meno, però gran parte, molti mettono tutte e tre le versioni, la disponibilità di essere, l'apertura a tutte e tre le versioni del referendum. Sono pochi quelli che mettono solamente consultivo. Però certamente devi fornire gli strumenti alla gente per il fatto che metti questa modifica, perché sennò rischi veramente di prendere in giro le persone, insomma. Io personalmente condivido queste preoccupazioni, devo dire la verità, nel senso che io è impegno
suppongo, dell'amministrazione, una volta che si inserisce un articolo così importante e si evidenzia la necessità di un regolamento, poi pervenire la redazione del regolamento. Ma credo ben che sia così. Quindi non mi preoccupa la necessità di dover arrivare al regolamento, perché il regolamento poi si fa, va fatto, è necessario, lo impone lo statuto, si fa. Io ho parlato anche in termini di tempo, Sì, insomma, poi il tempo... Cioè, fare un regolamento, ti dico, fare un regolamento che normi questi tre tipi di referendum... Beh, insomma, non si parte da zero, voglio dire, ci sono... Non è un argomento nuovo del non è un argomento nuovo. Nel panorama politico... Non è un argomento nuovo, è un argomento, anzi, di estrema attualità. Esatto. Di estrema attualità. Quindi anche a rischio di estrema speculazione dietro queste cose qua, di interpretazioni particolari, però c'è tante cose dietro. Ragiono da maggioranza, no? E dico, fare un regolamento a maggioranza semplice, che in questo caso è assoluta, è la cosa migliore per una maggioranza. Lo fai come vuoi tu, con l'opposizione che esce dall'aula se ci sono problemi. Io, proprio per evitare adesso e nel futuro che questioni come queste siano, diciamo così, appannaggio esclusivo della maggioranza, ho proposto, condiviso con i miei colleghi, un rafforzamento ulteriore. No, ci sta. E poi, all'interno del regolamento, è chiaro che, e poi lì è il nocciolo della questione, e appunto viene condivisa con una parte più ampia dell'aula, andiamo a inserire tutti i pesi e i contrappesi necessari a impedire che appunto io pervenga a determinate situazioni. Giustissimo, cioè, condivido ed è importante che anche mi fa piacere che dalla maggioranza venga questo segnale, cioè non sono io che comando e per un punto si va avanti. E su questo così. Proprio questo va benissimo. Motivo per cui scusami, spiego però, motivo per cui ecco perché qui c'è il due terzi e magari da altre parti no. Ecco, questo è. Sì. Però, il riferimento di Federico era su quello, cioè uscire senza... Cioè, un regolamento su questa cosa qua non la fai in due minuti, non la fai in due sedute. Se tu metti tre tipologie di consultivo, propositivo e abrogativo, ci sono riferimenti che puoi fare da altri cose o meno, ma guarda che è una battaglia di quelle, cioè, l'ho provato da... Federico, tu rischi di uscire però, così, se tu esci così, tu voti questo e ti vengono a dire bene, bravi, bravissimi, avete addirittura inserito la possibilità di fare tre referendum. Ma e come lo faccio? Ecco il regolamento che andremo a fare. E quando fate questo regolamento? No, non lo puoi dire. Vai. Allora, io non ho emendato questo articolo perché ero ben felice di trovarlo così come scritto con la proposta della maggioranza. Va benissimo la maggioranza che propone i due terzi dei suoi membri. Non vedo tutta questa grande difficoltà nell'affrontare il regolamento, perché proprio nella proposta Zaccuri c'è già un riferimento al referendum consultivo, propositivo e abrogativo, con una sorta di regolamento. Okay? Se dovessimo seguire, lavorando su quel regolamento lì, e con la buona fede, perché è fondamentale avere la buona fede nei confronti dei cittadini nel momento in cui proponi un referendum, perché non puoi pensare di proporre un referendum avendo fatto un lavoro a monte tanto per fare e perché non riesco ad affrontare il regolamento. Quindi che sia abrogativo, consultivo o propositivo, è fondamentale sapere e dovere presentare un referendum seriamente ai cittadini. Ok? Detto questo, è ovvio che a differenza dello statuto vigente, va preso in mano il regolamento da rivedere e da attuare per questo tipo di per questi due altri tipi di referendum che si vogliono proporre, che si vorranno proporre, che si potranno proporre. Se volete, il Movimento 5 Stelle ha vari esempi e sarei ben lieto di portarveli come esempio, visto che
terrorizzati degli esempi di referendum. Se volete, quando volete, magari alla prossima commissione vi porto alcuni esempi che possiamo seguire tranquillamente di altre città a guida 5 Stelle. Okay? Guarda a caso. No, cioè l'argomento è molto, molto, cioè io lo vedo molto complesso perché il rischio politico è quello di uscire con una cosa, cioè il rischio è di venire strumentalizzati, cioè di una cosa che ha un buon, parte da un elemento buono, cioè di cercare di coinvolgere i cittadini più di quello che è adesso nelle decisioni dell'amministrazione comunale, o quantomeno di affiancare, o quantomeno di sentire anche i cittadini in questo, quindi nasce da un nobile motivo, il rischio è di creare uno strumento che è molto difficile da creare perché può essere molto pericoloso, ma pericoloso nel senso buono del termine, non lungi da me voler fare il despota che vuole, qui comando io e basta, così. Perché io sono un profondo sostenitore della democrazia partecipativa in questo in senso qua. Quindi non è una cosa così banale deciderlo. Possiamo prendere 30 esempi e ci sarà sempre il 31esimo che forse va meglio, così. Però togliamo questo, togliamo tutta questa cosa qua, che ripeto, non illudiamoci che si fa in 448, e se vogliamo uscire solamente come statuto e come in altre cose lo statuto fa richiamo dei regolamenti, si può anche uscire così e rimandare in un secondo tempo a un regolamento da fare, una commissione particolare che possa fare dei regolamenti. Può essere questa la decisione, però dico, attenzione che facilmente può essere strumentalizzata la cosa. Cioè questi qui hanno voluto fare i puri, i bravi, perché vedono le liste civiche, dico qualsiasi cosa, qualsiasi stupidaggine, però dopo alla fine non ti danno l'opportunità di farlo. Oppure stanno 6 mesi, 1 anno, 2 anni per decidere cosa fare. Oppure lo fanno in maniera tale che già alla domanda del referendum viene cassata in questo. Abbiamo Andreucci che interviene. Sì, ogni tanto, insomma, ha fatto parlare anche a me. Allora, personalmente, dall'ottica della maggioranza, condivido anche la preoccupazione di questo, perché è chiaro che poi uno si assume la responsabilità di pervenire ai fatti. Però ritengo che, insomma, la posizione sia corretta così. Cioè, nel mio modo di vedere la partecipazione diretta, questa estensione è doverosa e quindi noi restiamo così. Se l'opposizione, a parte i 5 Stelle che mi pare che abbiamo già detto che sono d'accordo, ha delle riserve, ne parliamo in Consiglio. Però la maggioranza mantiene questa... la maggioranza qualificata. Guarda che non... Il problema non è la maggioranza qualificata, il problema è quello che costruisci dopo, quello che ci costruisci attorno. Come rendi, cioè abbiamo un referendum, se tu leggi lo statuto adesso, sono cambiati, vero, i tempi in questi 50 anni o in questi tot, perché riprendeva, quando abbiamo visto dei referendum riprendeva quello precedente, riprendeva più o meno gli stessi termini, gli stessi numeri. E veniamo da una città in cui non è mai stato fatto un referendum su questo. Quindi c'è, bisogna intercettare anche il sentire della gente, il volere della gente. Siamo qua per questo. Cioè, non sono spaventato personalmente da questo. Non vedo nessuno spaventato. Credo che finirà comunque in commissione statuto anche questo regolamento qua. Lo facciamo volentieri. Ecco. L'argomento è estremamente delicato, dico solo quello. Estremamente delicato. E tant'è che proprio perché è delicato, credo che un rafforzativo di questo tipo sia idoneo. Poi ripeto, è responsabilità
in questo momento estesa, così come sarebbe, ma comunque dell'amministrazione, arrivare a fare un regolamento. Poi penso che saranno affari della maggioranza affrontare la responsabilità politica di non pervenire al regolamento. Quindi più di così io sinceramente non so cosa fare per estendere la partecipazione. E quindi ringrazio in qualche modo il Presidente anche per questa premura nei nostri confronti, ma ecco, andiamo avanti. No, ma la mia perplessità era solamente legata a questo. Comunque, cioè io non sono contrario a quello che è scritto, eh? Io guardo il dopo. E una cosa che a me non piace è prendere in giro la gente, cioè dire guarda che bravi siamo stati, abbiamo inserito tutti i tre tipi di referendum, sì, però se non mi dai la possibilità di farle. Pirone. Allora, io ho riflettuto, adesso ho consultato sia lo statuto vigente sia la proposta. Lo statuto contiene, io ricordavo male, ma ciò. Passami un attimo lo statuto. Lo statuto vigente contiene appunto le. Norma la presentazione la presentazione dei quesiti, e in effetti lo statuto, questo statuto, ogni statuto viene approvato alla maggioranza qualificata dei due terzi. Quindi trasferire queste cose qui ad un regolamento, cioè non so se mi spiego, le 2000 firme, il comitato dei garanti, queste cose qui, questi commi dell'articolo 46 sono state approvate comunque da due terzi. Quindi credo che la proposta di prevedere comunque una maggioranza qualificata anche per il regolamento del referendum salvaguardi il fatto che viene trasferito da statuto a regolamento. No, questo non l'avevi spiegato. No, è un motivo in più e ti ringrazio. Io non mi spavento di fronte a questo. Aspetta che... No, dico il trasferire sul regolamento comunque approvato a due terzi salvaguardi ciò che attualmente è previsto dallo statuto vigente, quindi è corretto, insomma, mi sembra corretto. Siamo a posto. Sì, soltanto una cosa, non l'avevo specificato, ma prima nel discorso ho detto è la stessa maggioranza che serve per approvare lo statuto, semplicemente ci c'è una votazione in meno, perché lo statuto va a due, in caso di maggioranza assoluta sono due, no, quindi c'è una tutela, diciamo così, anzi, ma questa è diversa. Superiore in questo caso, perché non si scala la maggioranza. È una tutela ulteriore, perché non si scala la maggioranza di due terzi con due votazioni a maggioranza assoluta. Quindi diventa quasi più complicato di fatto fare il regolamento che fare lo statuto. Sì, non diventa che dopo diventa maggioranza... Sì, non c'è la possibilità di schivarla questa maggioranza di due terzi. Quindi uno dice, può essere anche paradossale. È vero, comunque fatto sta che la maggioranza necessaria e le votazioni necessarie per approvare lo statuto sono imposte dalla legge. Non possiamo cambiarle quelle comunque. Va bene. Allora, stiamo per questa versione. Con tutto, ricordiamoci un po' quello che ci siamo detti, perché è importante. Andiamo al 40. Oh la madonna, consigli di quartiere. No. E voi ridete, e sono io che devo tenere. Allora, No, io sono all'articolo 49,
che è il consiglio di quartiere, che dovrebbe essere l'articolo che sostituisce le circoscrizioni di decentramento comunale. Sì, è la seconda, esatto, la versione che abbiamo portato il 15 ottobre, è quella dove c'è scritto 15, c'è scritto proprio sotto la data, che io tra l'altro adesso cartacea non ce l'ho, me la ricordo praticamente a memoria, ma quella lì, vediamo, gira, quella là, sì, che ha modificato alcune parti dove c'erano appunto errori come questo. Cioè refusi di fatto. Ah sì, vabbè, scusate. Quindi siamo... No, ma aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cioè voi ordiniamo cassate... Ordiniamo la pizza. Eh? Adesso ordiniamo la pizza, dicevo. È la discussione che abbiamo affrontato l'altra volta, di cui ho... No, allora, per capire, voi cassate... Scusate, sono lento, Nini. Cassate il discorso delle circoscrizioni per il motivo che non sono decadute, non ci sono più. Quindi l'articolo 47 viene abrogato. Cassate, visto che avete preso gusto, il bilancio partecipativo. E, ma scusa un attimo, ma e come si inserisce il discorso allora, dei consigli di quartiere? Mi giovo sempre il microfono acceso e rispiego quello che ho spiegato l'altra volta. E non c'ero però, eh. Quindi esatto, no, sono giustificato. Ma infatti sono duro, però sono giustificato. No, quando ci siamo salutati, appunto, sì, ho detto, sì. Dobbiamo riaffrontare quella discussione che è stato, sì. Di fatto questa discussione retroagisce all'articolo 40, che è quello sulla partecipazione popolare, che diventerebbe forse ipoteticamente con la numerazione nuova al 42. Cioè io vi lascio libero un attimo, è fatto un casino della Madonna. Già no, capito. È antecedente. Allora, la questione è la seguente, la riassumo perché sennò non ce la facciamo più. La delibera di giunta che ha portato qui il regolamento di quartiere, se andate a leggere, fa riferimento all'articolo 40,1 dello, sì, statuto vigente, che e quello... che noi non tocchiamo, sulla partecipazione popolare. E, diciamo così, regge l'intero regolamento sulla base di quella disposizione statutaria. E ho argomentato la volta scorsa sulla solidità tecnica, anche confortato dagli uffici, articolo di quella... 42. 40-42, sì, in base alla numerazione. E la solidità tecnica di quella scelta. Nella prima versione che è stata depositata dalla maggioranza c'era la sostituzione delle circoscrizioni con i consigli di quartiere, ma quello è stato un errore. Infatti la tecnica, bisogna arrivarci con calma, la tecnica non è che si nasce imparati, è stato un errore di valutazione, per cui con gli uffici c'è stato un malinteso e non si era subito pervenuti a questo coordinamento normativo. Successivamente, veramente un'ora dopo che avevo depositato, ci siamo resi conto che era sbagliato quell'articolo, era proprio incorretto. E quindi abbiamo emendato, diciamo così informalmente, ma insomma è la versione quella del 15 ottobre, correggendo nella maniera più idonea, ossia abrogando le circoscrizioni che anche dopo la Commissione Zaccuri sono diventate inutili, superflue, non esistono. E togliendo appunto riferimento ai consigli di quartiere. Si è argomentati, riassumo a beneficio anche dei colleghi d'opposizione, si è argomentato appunto sulla secondo l'opposizione, poca solidità della scelta dell'articolo. Quella è stata la discussione. No, io adesso non vorrei, magari voi siete più avanti di me su queste cose qua,
Allora faccio quello che legge il consigliere che non fa parte di questa commissione, che legge le cose. Correggimi se sbaglio, cioè tu dici non metto l'articolo sui consigli di quartiere perché per quanto mi riguarda, quanto ci riguarda, secondo noi, l'articolo 42, cioè l'ex articolo 40, che parla di partecipazione popolare, questa, cioè esiste una delibera del Consiglio, no, di giunta, che però no, è stata votata in Consiglio però, quindi ha una sua importanza maggiore, per capirsi tecnicamente, e può rientrare nell'articolo 42, quindi è un di più quello che inserisco. Però sinceramente lo vedo un po' tirato per i capelli questo di più. Non... Ringrazio per lo spirito di Valentini che va sempre bene la battuta. Cioè se tu metti, dopo giusto o sbagliato, leggo quello che era scritto, il Comune di Udine ispirandosi al principio di sussidiarietà riconosce l'autonomia dei quartieri, gli stessi sono istituiti all'interno del territorio comunale, il loro numero e relativi confini possono essere modificati con deliberazione del Consiglio Comunale sentito il parere del Consiglio di Quartiere all'uopo degli eletti. Per la denominazione e funzionamento dei Consigli di Quartiere si rimanda al regolamento approvato dal Consiglio Comunale e per quanto non espressamente in esso previsto si richiamano le normative vigenti in quanto applicabili, dai una figura, metti un qualche cosa che va, un qualche cosa di più. Qui è più generico, il Comune realizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, promuovendo e valorizzando nel rispetto del pluralismo, dell'associazionismo, del volontariato, cioè tiene conto di cose che non sono solo i consigli di quartiere, giustamente, o altre cose che ci possono essere, come c'erano con le circoscrizioni, perché questo articolo era simile quando c'erano anche le circoscrizioni, cioè non diceva c'erano le circoscrizioni e basta, diceva che per varie forme, cioè promuoveva, teneva conto di determinate situazioni e a tutti i cittadini, associazioni ed altre formazioni sociali è riconosciuto il diritto di presentare istanze, cioè se il gruppo degli alpini, perché ce l'ho fuori di casa mia, gli dava fastidio l'antenna che noi avevamo fuori lì, faceva la sua petizione e faceva così, dopo... Cioè, lo vedo un po', io capisco rendere snello, ma qui è non sì, riduttivo rispetto a una scelta importante fatta da questa amministrazione. Cioè, voi avete fatto, tolto le circoscrizioni, voi, noi, tutti, diciamo che eravamo obbligati a togliere le circoscrizioni, avete fatto una scelta basandosi, partendo da un elemento che era una circoscrizione territoriale, per esempio, che già quella è una cosa importante, cioè non avete diviso la città per numero di abitanti, ma avete diviso città per quartieri, magari aggiungendo e evidenziando altre cose. Quindi avete fatto delle scelte politiche che in questo caso rimandate a un regolamento, e quello ci sta, però che non, mantenendo, cioè facendole ricadere su un articolo 42, che ex articolo 40 per me aveva una funzione che, ripeto quello che dicevo prima, cioè di far capire ai cittadini che non ci sono solo le circoscrizioni per partecipare, ma ci sono altre situazioni di partecipazione associativa e vate la pesca, e quello ci poteva, cioè stava in questi termini, toglierlo, lo vedo proprio, sì, togliere un passo importante che politicamente avete fatto. Sul bilancio partecipativo aprirei un'altra, andrei, discuterei successivamente, perché, cioè, allora, il discorso partecipativo, soprattutto di questo, gli abbiamo parlato prima anche, perché non a caso segue il discorso referendario, è innegabile che la questione partecipativa in ambito politico sta cambiando anche il modo di gestire determinate situazioni. È nata con i vari raccolte di firme, i vari comitati per qualsiasi cosa venisse avanti, e quindi ci si è resi conto che è importante che all'interno, che il Comune, che il Consiglio Comunale prenda atto di determinate forme di partecipative che non sono solamente quelle che intendevamo noi, a maggior ragione con la scelta politica fatta di decadenza delle circoscrizioni. Da lì a stare a questo 42 lo vedo veramente quantomeno riduttivo, ecco,
Non so poi cosa avete parlato voi, eh? Ditemi dopo, casomai aggiornatemi, quindi magari sto dicendo cose che non... Valentini. Una considerazione, il fine è quello di, appunto, di favorire la partecipazione, questo è il fine che, a cui dobbiamo pervenire. Dice che non è legittimo il fatto di istituire, insomma, i consigli di quartiere, però l'articolo 40 sul fine di favorire la partecipazione integrano bene quello che è la partecipazione proprio popolare, quindi i consigli di quartiere. Se noi facciamo una forzatura rispetto a quello che è lo statuto, quello che era anche, ma comunque lo è tuttora, le circoscrizioni sono segnalate sullo statuto, ma di fatto sono state tolte. Quindi vedo meno una forzatura a inserire i consigli di quartiere in funzione a una rappresentanza attiva del quartiere stesso, di chi lavora, di chi vive, no? Di chi vive proprio in quartiere, piuttosto che un fatto normativo che è segnato sullo statuto ma che di fatto non c'è più. Quindi diciamo, noi ci rifacciamo all'articolo 40 per i consigli di quartiere, per una rappresentazione effettiva delle necessità del quartiere, mentre lo statuto si rifà al circoscrizione che non c'è più, quindi no, sì, no, ma... qual è la forzatura? Il fatto che l'avete tolto le circoscrizioni o che noi non vi va bene, facciamo no, non parlo di forzatura, io dico che voi avete fatto una scelta politica importante, forte, controcorrente sotto certi punti di vista, difatti è stata discussa ampiamente in Consiglio Comunale, che qui non appare. Ma cioè, o quantomeno tra le righe, sì, scusate, sì, vado avanti, io sono un solista. Liano, sì. Io vorrei ricordare quello che dissi in consiglio quando si votò per i consigli di quartiere. E ricordo benissimo, e non solo io, anche altri, che vi avevamo chiesto di valutare prima l'articolo 40 e 47 dello statuto, in quanto la possibilità che c'era, e da parte nostra penso di tutta la minoranza, nessuno è contrario all'istituzione di una qualsiasi forma di partecipazione popolare, giusto? Quindi non si contesta il consiglio di quartiere, chiaro? Cosa si contesta? Il fatto che si è voluto, prima di rivedere lo statuto, che non prevede i consigli di quartiere, questa forzatura che non c'è nell'articolo 40, perché l'articolo 40 dice chiaramente: il comune realizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, promuovendo e valorizzando nel rispetto del pluralismo. E io non vedo tanto pluralismo nella nomina di quei consiglieri di quartiere, non vedo tanto pluralismo nella possibilità di nominare quei 9, ora non ricordo quanti, consiglieri di quartiere. È associazionismo il consiglio di quartiere? È volontariato? Perché bisogna capire che cosa sarà. Bisognerà capire che cosa sarà e quali saranno i costi, quale sarà l'impegno del Comune rispetto. Ecco perché chiedevamo e chiedevo allora: facciamo prima lo statuto, rivediamo lo statuto che prevedeva, come diceva il Presidente, l'articolo 47, perché allora c'erano le circoscrizioni. È così. Avete voluto prendervi la responsabilità politica di fare ciò che avete fatto, a mio avviso sbagliando. Questo è il punto, questo è il ragionamento che questa commissione deve emergere assolutamente, deve rimanere agli atti. E questo è il punto politico, l'errore fatto in quel consiglio. Ed è per questo che ci siamo alzati e siamo andati via, non perché contrari a una partecipazione dei cittadini, anzi, perché volevamo che fosse stata fatta in maniera coerente con cosa? Con questo documento che è la Costituzione, che è lo Statuto del Comune di Udine. Grazie. Andreucci.
Grazie Presidente. No, il discorso è questo qui. Nel concreto, prima di questa adesso variazione che siamo andati a fare, noi ci trovavamo che c'era un delegato di quartiere nominato dalla maggioranza che probabilmente aveva un colore, no, diciamo, di appartenenza e quant'altro. Quindi voglio dire, cioè, io per l'amor del cielo capisco tutte le obiezioni che vengono fatte, però siamo andati a fare un qualcosa di migliorativo, perché comunque abbiamo messo diversi componenti che poi vengono anche presi da, non solo dalla maggioranza ma anche dalla minoranza, voglio dire, in più poi sì, c'è una formula che è più garantista a mio parere rispetto a quello che abbiamo vissuto, perché poi nella pratica dobbiamo vedere quello che veramente abbiamo vissuto. Ed è stato questo. Prima avevamo un delegato ai quartieri messo dalla maggioranza. No, ma Antonio, ma lui ha detto, Liano dice una cosa importante, però a prescindere dal scusa se ti ho interrotto. Nonna Falcone voleva finire, scusate. In sostanza, voglio dire, abbiamo toccato l'argomento, cioè io penso che questo Consiglio di quartiere ridia voce al popolo e in maniera anche abbastanza equilibrata rispetto a quello che era una situazione passata. Siccome lui si è lamentato, sì, per la forma che abbiamo prima portato avanti, posso accettare questo, però non possiamo adesso dire che questo, cioè non è che abbiamo fatto un qualcosa... Lui... che poi è stato deluso da un articolo che... Dai, perché allora, effettivamente... lui ha detto una cosa dopo, sì, nel dettaglio, lui ha detto una cosa... Allora, i consigli, hai toccato giustamente, hai fatto giustamente il paragone dei consiglieri delegati, figura discutibile anche, sì, per i motivi che dicevi tu, ma certo, in quel momento lì non c'era alternativa, non c'erano, certo, circoscrizioni, non avevi nessun'altra, sì, cosa, dovevi fare qualcosa, dovevi fare. E nominati dal sindaco su questo... Però rientra su un capitolo preciso che è facoltà del sindaco nominare dei delegati per questioni particolari, certo, momenti particolari dell'attività. Nessuno ha detto che era fuori legge. Quindi è una cosa che ci stava, ripeto, non è il massimo della vita, l'ho fatto. Non è garantista. Il problema era che dipendeva molto dalla volontà, dalla capacità della singola persona, invece dovrebbe essere, certo, un qualche cosa più naturale. E lo mettiamo via. Però l'appunto che ti ha fatto Domenica è importante, perché se tornate indietro alla discussione fatta in Consiglio Comunale, personalmente mi ero scaldato su questo, perché la proposta ultima che avevo fatto io era quella: va bene, ok, fermiamoci un attimo, sono io presidente della circoscrizione, della commissione. Commissione, vi prometto di facciamo due commissioni su questo argomento, sull'articolo 40 che adesso è diventato 42, normiamo quello che state facendo adesso e andiamo avanti così. No, non andava bene, motivo politico, non dico... Però, non dico che è giusto o sbagliato. Però ritengo che non è che ti abbiamo portato una fregatura. Ma ecco, scusami, la terminologia. Perché... Rimango rimango stupito che dopo tutto questo tempo non venga presentato un qualche cosa di normato, ma per un stesso motivo che la circoscrizione forse era fin troppo normata, anche perché c'era una, certo, procedura elettiva, era tutta un'altra cosa. Ma qui tu proponi, anzi non proponi, qui tu non proponi, cioè in base a quello che c'è, un conto è la legge che, come in più volte abbiamo discusso, e quindi diventa superfluo indicare determinate situazioni perché c'è una legge da cui fare riferimento, qui non c'è niente, qui a livello partecipativo, e la prima cosa che ho detto, che è un elemento che è cresciuto moltissimo tra la gente, forte, sia di centrodestra che sia di centrosinistra, e le problematiche che ha il Paese nascono anche da queste questioni probabilmente tralasciate oppure non viste correttamente nel tempo, colpa di tutti, colpa di nessuno, però la realtà è questa, e vediamolo bene, facciamolo bene, avete fatto una scelta politica, giusta o sbagliata sarà il Consiglio a discutere, ma come diceva giustamente lui, la vediamo, cioè non posso vederla scomparire adesso. Non posso vedere che l'articolo
che era 49, messo, viene tagliato e perché c'è il 42 che lo può sostituire. Altra cosa è il bilancio partecipativo o è altra cosa, sono altre cose che avevamo proposto anche noi su questo, insomma. Rizza, vai. Grazie Presidente. No, partendo dal presupposto che mi trovo d'accordo con quanto detto quindi da Carlo, dal Presidente e anche dal collega Liano, no, Enrico ti chiedo, ti chiedo una cosa, rispetto non alla versione, spiegamela, magari non sono stato attento, non quella del 15-10, l'altra che prevedeva l'articolo, no? 49 consigli di quartiere, rispiegamelo perché è stato tolto, cioè anche in funzione di quello che ha detto lui, no? Che pone la domanda perché non lo mettete, non lo normate, cioè prima c'era, adesso no. Grazie. Allora vado a leggere la delibera di giunta con cui è passato il regolamento, perché probabilmente è passata sotto in cavalleria a tutti i componenti del Consiglio Comunale che ha votato quella delibera. Premesso, visto e considerato e ritenuto, eccetera, visto l'articolo 40 dello Statuto Comunale che sancisce l'impegno del Comune a realizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica. Il Consiglio Comunale, perdonami Presidente, adesso parlo perché se mi hai fatto una domanda li spiego. Il Consiglio Comunale su questo ha votato? Sì, ma tu... Su questo ha votato? Tu? Perché ma tu adesso votavi... posso spiegare? Ecco, perché è la quarta volta che lo rispiego. Se noi avessimo, e questa è la parte che non avete capito neanche in quel momento lì, e che non avevo capito neanche io sul momento, infatti sono arrivato dopo e l'ho detto che è stato un errore mio, l'ho detto 4-5 volte. Ecco, se noi avessimo fatto un regolamento attuativo di una cosa che non esiste nello statuto, avremmo fatto un atto illegittimo. Aspetta. Quindi è stato scelto di fare un regolamento dei consigli di quartiere con la disciplina dei regolamenti, quindi votato maggioranza assoluta e quant'altro, ecco, perché andava fatto di corsa, e non, cioè velocemente per dare subito risposta, e non si poteva aspettare un anno, ipoteticamente, di fare lo statuto. E questo regolamento non si poteva basare su uno statuto in itinere, si doveva basare su uno statuto vigente. Lo statuto vigente è l'articolo, che non viene infatti toccato, è l'articolo attualmente 40, che diventerà 40 qualcosa, se non 39, in base a tutte le abrogazioni che abbiamo proposto. Questo è. Perché io l'ho detto più volte... L'ho detto più volte, testimoni loro, c'è stato da parte mia un misunderstanding, un malinteso con gli uffici, per cui avevo ritenuto ci fosse la necessità di inserirlo, tant'è che nella prima versione, è agli atti, c'è, l'abbiamo tolta perché non può esserci. Apprezzo la buona fede, no, apprezzo la buona fede, ma c'era un assessore che si è fatta forza di questo qua, forza, cioè... giustamente ha fatto valere le sue cose dicendo che c'era l'articolo 40 che adesso diventa 42 su questo, ma noi siamo usciti, perché siamo usciti? E rivendico l'uscita su questo, sì. Perché dopo la mia ultima proposta che era quello, fermiamoci un secondo, facciamo due su tutto e su questo, no, non ci va bene, andiamo avanti lo stesso, allora fate quello che volete. Sì, vabbè, ma avete fatto ben, cioè, ma allora, no, aspetta, allora la risposta doveva essere quella che dovevi dare tu adesso, no, guardate che il mio statuto, il mio, come si chiama... regolamento, il mio ordinamento, sta assolutamente in piedi senza nessuna modifica dello statuto. Ma infatti la discussione che è stata... guardate che l'assessore... Ma no, non è stato detto... La discussione è stata... Noi abbiamo discusso 2 ore, sì. 3 ore, è stato presi per i capelli... su un tema poi politico esco è stato discusso io, di solito sulla su robe. Necessità che noi, secondo voi, non abbiamo in qualche modo adempiuto o, insomma, rincorso... di una discussione più ampia e quant'altro. Quando ci siamo trovati nella prima commissione... No, non era questo. Quando ci siamo trovati nella non prima era commissione... Questo. Ti perché sbagli. Qua, no, perché quando siamo stati nella prima commissione qui, che io ero proprio novizissimo, quindi ci ho messo un attimo a carburare, a capire come funzionava, nessuno ha eccepito... Allora, è stato detto che era più opportuno fare una discussione più ampia, magari prima vedere il regolamento. No, in commissione, già in commissione, no?
Ma nessuno ha detto, guardate che voi questo non lo potete fare senza avere lo statuto alle spalle. Dio mio, no, scusa, no? Scusa. Che lo stesso Pirone dopo sono ha detto, uno che esce dai no, seminati a Berti perché le circoscrizioni non esistono più, eccetera. C'è stato un errore da quindi, parte di tutti. Quindi Berti, fermami, ti voi... do già l'autorizzazione. No, è così. No, ma scusa, ma altrimenti avreste andato in tribunale, perché ma è una cosa non, che non si può fare, ma non capito? Diciamo stupidaggini. Cioè, non, guarda, non voglio offendere nessuno non mai... e perdona no. Se vado... No, nessuno adesso... ha detto non lo potete fare, tant'è che l'assessore l'ha spiegato. Ma nessuno ha detto che non potete farlo, no. Potete fare quello che volete. No. Vi abbiamo detto in consiglio, abbiamo discusso lì, e viva Dio, è stato sì, dopo sono andato fuori dai seminati anch'io. Ma è stato discusso, come, soprattutto da succede. Martinez, è stato detto che c'erano valutazioni detto? Politiche diverse. C'è un vizio politico di fondo che mettete un nuovo organismo all'interno di uno statuto di cui non parla di questo. No, non quando è stato. È stata data l'opportunità, fermiamoci addirittura, parliamo dell'articolo 42 e 47, buttiamo via tutto il resto, troviamoci solo per quello, è stato detto di no, anche voi che e viva Dio, lasciamo stare. Quando, quando siamo ripartiti da zero, ripartiamo da zero. Sì. No, ecco, tutto qua. E io volevo dire che se no, se non fosse... Allora, questa, diciamo, la commissione statuto ha palesato quelle che erano, diciamo, i nostri... ha confermato che i dubbi che tutte le opposizioni hanno avuto sulla legittimità di questo procedimento... gli ha palesati questa commissione. Vedere che per esempio voi inserite nella prima versione l'articolo appunto 49 con i consigli di quartiere, poi li ritirate, in seguito ci spiegate che basta l'articolo 40, la delibera sui regolamento dei consigli di quartiere fa riferimento soltanto all'articolo 40, cioè evidentemente questa incertezza in buona fede che avete avuto, dimostra che il portare, il forzare, diciamo, un'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento dei consigli di quartiere poggia su un terreno che è molto, molto friabile e argilloso. Quindi i dubbi che noi abbiamo avuto, che abbiamo sempre espresso, che comunque non ci hanno evitato di entrare anche nel merito, insomma, di alcune... di quello che è il vostro profilo, che, ripeto... una maggioranza ha il diritto di proporre la propria idea di decentramento, eccetera. Ci mancherebbe, avete i numeri, ripeto, voi oggi siete chiamati a dare un governo a questa città per i prossimi 5 anni. Noi, oltre evidentemente a approvare o meno, a criticare o meno quelle scelte, abbiamo anche il diritto come consiglieri comunali di rilevare se ci sono dei profili di non legittimità rispetto al percorso seguito. E in questo caso, permetteteci, ma i nostri dubbi sono assolutamente, diciamo, coerenti e sostanziali. A mio modesto parere, questa commissione ha palesato una cosa molto importante, ma veramente molto importante, vale a dire quella che avete lasciato un buco rappresentativo da parte della gente non indifferente, compensato, c'entra tantissimo, perché è stata messa, diciamo, una legittimità di presenza formale dei consigli di quartiere all'interno dello statuto. Ma si rifà al regolamento, all'articolo 40, cioè di fatto avete tolto voi le circoscrizioni, no? Ma c'entra, perché c'entra, il fine è quello, la rappresentatività che devono esprimere, insomma, le persone. Da lì sono nati i comitati, da lì sono nati, no, un cercare di arrampicarsi, no, sugli specchi con i delegati di quartiere. I consigli di quartiere rispondono all'articolo 40 secondo i principi di rappresentatività. Valentini, non confondiamo ciò che è politico, ciò che è, diciamo, figlio di una valutazione politica, da ciò che è, come dire, deve reggere su un procedimento amministrativo. Voi potete dire che avete, grazie ai consigli di quartiere, invertito, rivoluzionato la partecipazione. Noi siamo di un'idea diversa. Chi ha ragione?
fa parte, diciamo, della politica, che si basa sull'opinione, insomma, dei cittadini e cittadine, eccetera. Qua si sta dicendo un'altra cosa. Si sta dicendo che ciò che voi avete fatto, il percorso amministrativo che voi avete fatto, non regge sulle basi dell'attuale statuto. Questo si sta dicendo, non si sta criticando l'idea, ok? Si sta dicendo che ciò che avete fatto ha dei sostanziosi, ha delle sostanziose fragilità da un punto di vista della legittimità. Quindi non rigiriamo la cosa sul vostro piacimento. Qua si sta dicendo, dove sono i consigli di quartiere? L'articolo 40, che parla di cose ben precise, è sufficiente? Per noi no. Sì. Per noi no. Quindi nessuno sta dicendo che non potevate pensare a una forma di partecipazione come quella. Vi si sta dicendo dovevate pensarla e attuarla, però mantenendovi a quello che è lo statuto dell'amministrazione comunale. In questo momento noi riteniamo che la vostra idea non collimi, non combaci con quello che è previsto nello statuto. Non c'è. Non so se è chiaro. Poi i comitati sono sempre esistiti. Cioè io ricordo, anzi non posso ricordare perché non ero nato, ma uno, forse il comitato più radicato, numeroso, che la città di Udine ricordi, è quello che si opponeva al cavalcavia Gino Pieri. Ok? Siamo negli anni 80, nei primi anni 80, ok? Mi pare uno dei suoi esponenti di punta era Nico Grilloni, erano appena nate le televisioni private, anche qui, e di conseguenza questo ebbe un eco enorme, portando migliaia e migliaia di cittadini, il sindaco Candolini venne massacrato, poi la cosa si fece e oggi del comitato che si opponeva al cavalcavia Gino Pieri nessuno, ci ricordiamo, ma nessuno oserebbe dire che quella è stata una scelta, diciamo, sbagliata. Quindi, diciamo, prendiamo con le pinze anche i comitati, nel senso alcuni hanno giuste ragioni, le espongono in maniera propositiva, opportuna, ci sono anche comitati che magari nascono e sono un po' amplificati, insomma questo è il gioco della democrazia anche, di cui tutti ne teniamo conto, quindi dire che sono proliferati i comitati nella nostra amministrazione, prego? Allora, io penso, no, ma io espongo quella che è la mia idea. È chiaro che, per esempio, il fatto che non ci siano più le forze politiche con un radicamento territoriale, in qualche modo è vero di fatto, perché una volta. No, ma io no. Non è un tema da programma elettorale, è un tema da considerazione generale e su questo non abbiamo delle opinioni, come su tutto, libere e che possono anche non essere coincidenti. Il fatto che per esempio non ci siano, una volta con la Democrazia Cristiana, Partito Comunista, i partiti riuscivano fino in fondo a fare attività anche nei territori e a gestire, diciamo, questi elementi di critica o meno. Anche se ciò non ha impedito, ripeto, a Udine di avere negli anni 80, quindi nel pieno della, diciamo, ancora con la Prima Repubblica, con la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista forti, di veder nascere questo comitato. Quindi sarei un po' più cauto, diciamo, nelle valutazioni politiche. Tutto qua. Dunque. Io l'ho spiegato più volte, mi sono assunto anche pubblicamente la responsabilità di aver commesso una valutazione sbagliata, di cui poi ci siamo accorti immediatamente dopo, tant'è che abbiamo depositato una correzione. La delibera di giunta che è stata votata in Consiglio Comunale ha un sostegno tecnico da parte degli uffici e non v'è dubbio,
Poi, se volete sostenere che c'è una illegittimità, che è una parola forte, sostenetela, andate fino in fondo e verrà dimostrato che questa illegittimità non c'è, anche perché non saremmo qua a discuterne, altrimenti ci avrebbero fermato molto tempo fa. E l'articolo 40 di per sé è sufficiente, nella misura in cui parla di partecipazione politica alla vita politica socio-economica della città, i consigli di quartiere si basano su quell'articolo 40, la delibera lo richiama, è stata votata così. Inserire in statuto una successivamente è proprio concettualmente sbagliato, perché vuol dire aver fatto il lavoro al contrario, per questo motivo non viene fatto, ma perché si basava su un altro concetto. Le consigli di quartiere non sostituiscono le circoscrizioni. Non so se è chiaro, questa è la parte politica che si mischia un po' con la tecnica. Non sostituiscono le circoscrizioni, perché le circoscrizioni sono enti elettivi, o erano enti elettivi, sì, la democrazia rappresentativa, avevano un valore completamente diverso dai consigli di quartiere, c'erano gli obblighi di astensione, c'erano le incompatibilità con le nomine nei CDA, c'erano delle possibilità del sindaco di delegare determinate funzioni di polizia locale, addirittura presidente, alcune parti, infatti è stato abrogato il comma 5 dell'articolo 36 proprio per quel motivo lì, c'erano scritte tante cose, perché era concesso a un ente democraticamente eletto di fare quelle cose che poi magari non sono state attuate, ma insomma io non c'ero, quindi non mi pongo il problema. E quindi è proprio anche concettualmente sbagliato andare a inserire, sarebbe stato addirittura anche in origine concettualmente sbagliato andare a sostituire le circoscrizioni col consiglio di quartiere, perché è un ente che ha un valore non statutario da questo punto di vista, se non nella misura in cui è richiamato in via generica come partecipazione popolare. Poi, voi volete sostenere il contrario, volete riproporre questo dubbio che l'assessore aveva già, e poi dopo io che ero in errore, l'ho capito, io ripeto, ero in errore e lo ammetto, l'aveva spiegato, tant'è che poi alla fine questa, che era una necessità inizialmente manifestata come giuridica, è diventata un'opportunità politica, mancata secondo voi, nella discussione prima nello statuto, perché questo è stato, secondo l'opposizione, un'occasione di dibattito mancata che noi abbiamo, giusto? Ecco. E così è. E vedrete, se volete continuare in questa discussione e utilizzare tutti gli strumenti per dimostrare questa legittimità, che non c'è legittimità. Ora, se possiamo andare avanti, meglio, perché questa discussione a livello tecnico si ferma qua. Perché è stata portata in Consiglio Comunale? Se bastava la delibera della Giunta, perché è stata portata in Consiglio Comunale? Cioè, tu quindi hai fatto, la mia domanda era logicamente provocatoria, perché la risposta era quella lì. E quindi tu porti un regolamento in Consiglio Comunale basandosi su un qualcosa, perché tutte le persone presenti in quel momento in aula non possono aver pensato a che cosa si agganciava questo. A che cosa si agganciava questo? Non era il discorso dell'errore su questo. E vuol dire il voler far passare una cosa, allora sì. Cioè, la risposta che dovevate dare a me è quello che tu dici, Giacomello, non sta né in cielo né in terra. Perché a noi non interessa fare passare questo in Consiglio Comunale, in Commissione Statuto. Lo Statuto non mi interessa su questo, perché lo Statuto regge lo stesso, quello che diciamo. Lo Statuto, quando dice organismi, robe, associazioni, cosa, può tenere su qualsiasi cosa rispetto alla la dunata degli Alpini e quello che ci sta di fronte a quello. È vero questo. Nessuno diceva della sostituzione con le circoscrizioni. Il problema delle circoscrizioni era tecnicamente, essendo appunto giustamente un organo elettivo, doveva essere soppresso in qualche maniera e quindi una modifica doveva essere stata fatta. I consiglieri delegati stavano per un altro motivo, è una nomina che fa il sindaco, come ha nominato alla sicurezza, come sei tu nominato, come hai nominato Falcone in questi termini qua, quindi ha un'altra strada. È mancato questo, cioè tu hai proposto una cosa dettagliata, ma dettagliata in un regolamento, cioè tu hai fatto già un regolamento. Noi abbiamo parlato di mille cose, tu ecco, giustamente fai il discorso e facciamo il lavoro al contrario. Abbiamo parlato di
tante situazioni che si demandano a un regolamento che c'è o che verrà fatto. Voi avete portato già un regolamento che sta in piedi, sì, quantomeno in maniera discutibile. Nessuno vuol fare una questione legale o non legale che sia, non è che si va a vedere che la questione è legittima o illegittima, non si sta parlando di legittimità, nessuno ha parlato di legittimità della cosa, non penso sia, ma illegittimità politica, ecco, di legittimità politica te ne parlo io, se vuoi, un'ora di sta roba qua. Qui c'è un'illegittimità politica straordinaria e non voglio andare oltre, perché il cassare il bilancio partecipativo, cosa che io sono profondamente contrario al bilancio partecipativo, per dirti, faccio la battuta, ma ne avremo modo di parlare, però lo trovo giustamente inserito, perché è un elemento di cui si fa forza una particolarmente forte struttura politica all'interno del nostro comune, che in alcune parti ha trovato il suo sostegno o meno. Io lo trovo discutibile, però che ci sia dopo di noi una forza politica che vuole il bilancio partecipativo lo trovo nello statuto. Dopo di voi i consigli di quartiere non ci saranno più, se non ci siete voi ancora. Sarete solo voi a sostenere i consigli di quartieri. Perché sono durate le circoscrizioni 20-30 anni? Perché erano normate. Cioè non puoi dire, non può stare sul consiglio di quartiere perché non è illegittimo. Mi auguro che tutte le cose che facciamo noi abbiano la legittimità. Penso se viene qualcosa di illegittimo sia qualcosa che sfugge, insomma, sia fatto tutto in buona fede. Quindi non è il problema della legittimità o della illegittimità, il problema è di quando tu crei uno statuto, non parli di oggi, parli di un qualche cosa che viene, certamente mi auguro, dopo di noi. Io auguro a voi di esserci anche una volta successiva, magari non calorosamente, ecco, ve lo auguro, però ve lo auguro, però se non ci siete, non ci siete voi, non ci sono neanche i consigli di quartiere. Ma non è detto. E come in altri termini il ragionamento... Scusa, Liano, sì, sono così, mi conosci. Mi fermo, via. Non dovete lasciarmi il microfono. Mi dai gli spunti, no? E poi parli, continui a parlare, io mi perdo dopo, no? Perché volevo che fosse importante che Andreucci, Valentini, Vidoni... Il problema è politico. Cioè non c'è la volontà, almeno da parte mia, di rilevare una illegittimità che non sia quella politica. Il fatto che sia stato ritirato l'articolo 49 sui consigli di quartiere, per me, rispetto allo statuto vigente, è del tutto irrilevante. Perché per me ora è lo statuto vigente quello che vale. Tu puoi scrivere tutti i fogli che vuoi, la maggioranza può scrivere tutti gli articoli che vuole e può proporre, ma fino a quando non verrà votato, vale l'articolo dello statuto vigente. Ora, è su quello che dobbiamo ragionare ed è su quello che io volevo ragionare in consiglio. In consiglio comunale non è stato possibile farlo, perché l'assessore ha portato un regolamento che io e nessun altro della minoranza ha potuto in alcun modo discutere. Capite bene che quella non è democrazia. La composizione dei consigli di quartiere è discutibilissima. È discutibile, perché ci sono le nomine, la maggioranza delle nomine dei consigli di quartiere non è fatta democraticamente, è un'imposizione delle persone scelte dalla maggioranza. E negatelo se potete. È su questo che io voglio farvi ragionare. È su questo che dovevamo ragionare. Qual è l'illegittimità? È la forzatura che questa maggioranza ha voluto fare sulla creazione dei consigli di quartiere. Al di là che come forza politica Movimento 5 Stelle può riconoscere o meno, ma le urne lo hanno deciso, il centrosinistra aveva proposto, ha proposto e ha fatto quello che ha fatto nei quartieri, le urne hanno sancito la loro sconfitta e la vostra vittoria. Ma si poteva lavorare diversamente sulla
sul proponimento o sulla realizzazione di questi consigli di quartiere. E vorrei che i consiglieri Andreucci e Valentini dicessero in microfono, che sarà a costo zero, perché lo avete detto fuori microfono e forse non si è sentito. No, ma sarebbe interessante anche che voi due, che lo avete detto fuori microfono, per essere un po' pignolo così, per rompere. Se volete dirlo ai microfoni anche questa sera, che i consigli di quartiere sono a costo zero. Grazie. Cosa che ho cercato di dire prima, nello statuto ci sono segnate ancora le circoscrizioni, avrà un significato che sono state abrogate. Allora prendo atto di una cosa forse più importante, che rispetto alla partecipazione popolare non vi va bene quello che stiamo facendo. Cioè il fine, dopo bisogna, non è che giustifica i mezzi, ma quello che è la decisione di prendere carico con i consigli di quartiere della manifestazione popolare, di quelle che sono le esigenze, no? La voce, prendiamo atto che non va bene, non vi va bene, e avete non vi va bene sicuramente come forma, ma non dimentichiamoci che siete all'opposizione. Noi abbiamo proposto, dopo per carità sarà discutibile, non siete d'accordo, una partecipazione che si rifà, no, a dei principi chiari e precisi inseriti nell'articolo 40. Cioè il fine, ribadisco, è quello, la partecipazione popolare, dopo piaccia o non piaccia. Secondo me, diciamo, è più seria rispetto a un delegato di quartiere che, per carità, è messo con altri, sì, con, su altri principi. Perfetto. Quindi, secondo me, il fine è quello della partecipazione. Non vi vanno bene i consigli di quartiere, siamo ben d'accordo. Questi, non l'ho detto io, l'ha detto l'assessore, i consigli di quartiere sono a costo zero. Mars, Pirone. Marsico è apparso e scomparso. Pirone. Io non so, Presidente, sono anche le 8, se sì. Andiamo avanti. Ripeto, però su questa sinceramente non me la sento. Qua non vogliamo, la discussione politica sui regolamenti, sul regolamento è stata fatta nelle sedute precedenti, diciamo, in Consiglio Comunale. Qua si discute di altro. Se vogliamo poi rientornare anche nel merito della discussione politica, primo, i consiglieri delegati non sostituivano, non avevano la pretesa di sostituire. Anche perché sinceramente, Andrea, scusa Carlo, un secondo però. Non avevano la pretesa di sostituire i consigli circoscrizionali, e mi dovete spiegare come i consigli di quartieri nominati dal sindaco che decide siano invece al 100% tutelanti la partecipazione. E qua chiudo. Giustissimo. Aggiungo solamente che adesso state raccogliendo i nomi per fare i consigli di quartiere, ci sarà per forza una forte opposizione su questo, perché continuate a insistere su una cosa che è figlia di dell'oca bianca, come si dice, di nessuno, è una figlia di nessuno, con tutte le possibilità che avete di farlo, avete anche i numeri per farlo. Cioè io questa qui sinceramente mi fermo qua, io non cioè, trovo talmente assurda, talmente inconcepibile, ma anche la non capisco la motivazione, perché proprio non ci voglia neanche coraggio politico per inserire una cosa. Cioè trovo più corretto trovarmi a discutere probabilmente con Liano sul bilancio partecipativo e dopo prendersi per i capelli che lui li ha più consistenti dei miei. Valentini si è citato da solo prima, quindi cioè discutere su qualcosa di concreto. Forme, tra l'altro, dimenticavo, forme di partecipazione, se voi guardate, e certamente avete guardato altri statuti, ce ne sono tante, ce ne sono anche di belle, ce ne sono in giro per altri comuni. Basta mettere, difatti l'idea era di metterne un 3-4, mettiamo un 3-4 e chi verrà dopo di noi deciderà cosa fare, ma non mettere niente, no, viva Dio, no. Cioè solamente perché deve esserci la stessa maggioranza, le stesse persone fisiche e lo stesso assessore in un secondo mandato per continuare una cosa del genere. Se no non sta in piedi, non può stare in piedi. C'è un errore politico di una gravità enorme.
Cioè, io direi sinceramente, adesso poi abbiamo divagato, fermiamoci un attimo, ripartiamo dalla prossima volta da questo con la mente più chiara, oppure chiaritevi tra di voi, perché io non voglio fare guerre, ma chiaritevi con l'assessore non può pensare che possa trovare seguito a una cosa del genere. Sì, è vero, avete i numeri, ma su una cosa che non ha senso. Cioè, dobbiamo discutere su mi piace il bilancio partecipativo, mi piace il referendum abrogativo, queste cose dobbiamo discutere. Non dobbiamo discutere che i comitati di quartiere non vanno perché non ci sono nello statuto. Questo è assurdo. Scusate, dopo se mi sono... Vai. Ci tengo soltanto a precisare che sì, per quanto mi riguarda e ci riguarda, non c'è altro modo in questa commissione di affrontare questa discussione che politicamente è già stata affrontata in più occasioni. E quindi l'unica proposta che perviene dalla maggioranza a livello di articolo 47, mi pare che siamo la numerazione è un po' ambigua, ma insomma quello relativo alle circoscrizioni è l'abrogazione, perché diversamente non potrebbe essere.